Buongiorno, la seduta è aperta. Invito il Deputato Segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. processo verbale della seduta è il 12 novembre 2021, Presidenza Rosato. La seduta comincia alle 9.30 con l'approvazione del processo verbale della seduta, l'11 novembre 2021. Il Presidente dà conto delle missioni e comunica la trasmissione dal Senato e l'assegnazione del disegno di legge di conversione numero 3363. Si passa allo svolgimento di interpellanze urgenti alle quali rispondono i sottosegretari guerra e Sisto. Intervengono i deputati Gallo, Fragomeli, Annibali e Giacchetti. Interviene a fine seduta il deputato Dall'osso. La seduta termina alle 11 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 15 novembre 2021. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che esenziativo 46,2 del regolamento, i deputati Amitrano, Ascani, Barelli, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Buonpane, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, Dincà, Duva, Dadone, Daga, Del Masso delle Vedo, Luigi Di Maio, Di Stefano, Gregoro Fontana, Ilaria Fontana, Fornaro, Franceschini, Frusone, Gallinella. Gava, Gebhardt, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Vernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Brigida, Lorefice, Losacco, Sacco, Lupi, Maggioni, Maggi, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Berantoni, Picchi, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Sciuglian, Seracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Dabacci, Tasso, Vignaroli, Zanettina e Zoffili. Sono in missione a decorre dalla seduta odierna. I titoli di missione sono complessivamente 91, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. La Presidente del Senato, con lettera pervenuta in data 12 novembre 2021, ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge che è stato assegnato ai sensi articolo 96 bis comma 1 del regolamento in sede referente alla decima commissione attività produttive. Senato 2401, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 settembre 2021, numero 130, regante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. Parere delle commissioni prima, terza, quinta, sesta, ex articolo 73,1 bis del regolamento per gli aspetti attiranti alla materia tributaria settima, ottava, undicesima, dodicesima e quattordicesima. Il suddetto disegno di legge ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione. Comunico che il vicepresidente del gruppo parlamentare misto. In rappresentanza della componente politica l'alternativa CE, con lettera pervuta in data 12 novembre 2021, ha reso noto che la nuova denominazione della componente è alternativa. L'ordine del giorno. Reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato, numero 3363. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 21 settembre 2021 numero 127 legante a misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato. Mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Il Presidente del gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ne ha chiesto l'ampliamento. La Commissione Affari Sociali si intende autorizzata a riferire oralmente. A facoltà di intervenire il relatore deputato Antonio Federico. A lei la parola. Grazie. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. L'Assemblea questa mattina avvia l'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 127 del 2021, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e del lavoro privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Il provvedimento è stato approvato dal Senato a seguito di un lavoro ampio e approfondito. Non è stato possibile svolgere anche alla Camera, come purtroppo è accaduto altre volte in questa fase emergenziale. Ritengo comunque che il testo all'esame dell'Assemblea sia equilibrato e sicuramente condivisibile, nella convinzione che la certificazione verde stia dimostrando la sua efficacia in tutti i campi in cui trova applicazione, compresi i luoghi di lavoro. Ciò premesso, faccio presente che presso la commissione affari sociali, in sede referente, si è svolto comunque un confronto che ha consentito di far emergere le diverse posizioni, in particolare quelle dei deputati dell'opposizione. Per quanto concerne il contenuto del provvedimento in esame, evidenzio che con gli articoli da 1 a 3 si apportano modifiche al testo del decreto legge 52 del 2021 attraverso l'inserimento degli articoli 9 quinquies e 9 septies per disporre nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo di possesso e di esecuzione su richiesta di un certificato verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro, sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato. In particolare l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche anche sulla base di contratti esterni, mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori operanti nel settore privato. Le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche. Una delle differenze riguarda la possibilità prevista per le imprese private aventi meno di 15 dipendenti nel rispetto di determinati limiti e condizioni di sostituire provvisoriamente i lavoratori che non possono svolgere le prestazioni in quanto inadempienti all'obbligo di possesso o di esibizione su richiesta del certificato verde. Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista la non applicazione delle misure illustrate in precedenza relative al possesso del certificato verde Covid-19 per i soggetti che sulla base di un'idonea certificazione medica sono esentati dalla somministrazione del vaccino contro il Covid-19. Le norme in esame pongono altresì a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche anche a campione, del rispetto delle condizioni di accesso subvenzionate, nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche. Con una modifica approvata dal Senato viene previsto che i lavoratori pubblici e privati Possano richiedere di consegnare al proprio datore copia della certificazione verde COVID-19 con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità. Sempre nel corso dell'esame al Senato è stato inserito anche un articolo 9 s nel citato decreto legge 52 del 2021 con l'articolo 3 bis del provvedimento in esame, diretto a specificare che, qualora la scadenza di un certificato verde COVID-19 di un dipendente, pubblico o privato, si collochi nell'ambito della giornata lavorativa del soggetto, il medesimo può permanere nel luogo di lavoro ai soli fini del completamento della medesima giornata lavorativa. Per le ipotesi in cui un lavoratore pubblico o privato comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o risulti privo della medesima certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro o durante la permanenza del medesimo, ovvero rifiuti l'esibizione del certificato, si prevede in primo luogo che il soggetto sia assente e ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, con la conseguente sospensione della retribuzione degli altri compensi o emolumenti comunque denominati. Inoltre, viene escluso che le suddette assenze diano luogo a conseguenze disciplinari e viene fatto salvo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. In base a quanto previsto dall'articolo 3 ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, tali disposizioni si applicano anche agli operatori del Servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso soggetti pubblici o privati. Per l'ipotesi di accesso dei luoghi di lavoro in mancanza della condizio delle condizioni sunnensionate e per l'inadempimento dei suddetti obblighi a carico del datore di lavoro, sono previste sanzioni amministrative e pecuniarie. L'articolo 2, attraverso una novella al Decreto legge 22 aprile 2021, numero 52, prevede che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché i componenti delle commissioni tributari, tributarie, debbano possedere ed esibire certificazioni verdi per poter accedere agli uffici giudiziari. Ciò vale anche per i magistrati onorari e per i giudici popolari. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o mancanza di esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma senza retribuzione né altro compenso o emolumento. L'articolo 3.4, introdotto al Senato, reca una norma transitoria, valida fino al termine dello stato di dell emergenza epidemiologica da Covid-19, in materia di compatibilità con altre prestazioni lavorative, rese da alcuni operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, rientrante nelle professioni infermieristiche o ostetrica. Ovvero, nelle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione. La possibilità transitoria viene introdotta a condizione che gli incarichi esterni siano previamente autorizzati dall'ente o azienda sanitaria di appartenenza, il quale in sede di rilascio dell'autorizzazione verifica la compatibilità con le esigenze organizzative del, sistema se del Servizio Sanitario Nazionale rispetto della normativa sull'orario di lavoro. L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi. In particolare, esso proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di, testi, di test antigenici rapidi, stabilendo l'obbligo per le farmacie e per tutte le strutture sanitarie autorizzate dalle Regioni ad effettuare tali test, di applicare il prezzo calverato, secondo il protocollo di intesa siglato dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Il comma 2 del medesimo articolo sostituisce il comma 9 quater dell'articolo 34 del decreto legge 73 del 2021, garantendo l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 ai soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 sulla base di idonea certificazione medica. L'articolo 4 bis introdotto al Senato prevede che i datori di lavoro pubblici e privati, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, Possano promuovere nei luoghi di lavoro campagne di informazione e sensibilizzazione sulla rilevanza della vaccinazione contro il Covid-19 diretta alla tutela della salute dei dipendenti al contrasto e al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. L'articolo 5 reca alcune novelle concernenti la disciplina generale dei certificazioni verdi Covid-19 posta dall'articolo 9 del Decreto Legge 52 del 2021. Le modifiche riguardano l'inserimento tra le fattispecie che possono dar luogo alla generazione di un certificato verde Covid-19 dell'ipotesi della guarigione da un'infezione da Covid-19 successiva alla somministrazione di una vaccinazione contro il medesimo Covid-19 Oppure successiva alla somministrazione di una singola dose dell'eventuale ciclo vaccinale. La modifica della decorrenza della validità del certificato verde Covid-19 generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino contro il Covid-19 relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal Covid a partire dalla somministrazione stessa anziché dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione. Si prevede inoltre che, nel caso in cui l'accertamento della positività al virus SARS-CoV-2 sia avvenuto oltre quatt il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose del ciclo, nonché dopo una vaccinazione completa, la durata della validità della certificazione verde COVID-19 in, in oggetto sia pari a 12 mesi decorrenti dall'avvenuta guarigione. Tale novella dispone dunque ai fini della durata una sostanziale equiparazione della fattispecie in, in oggetto alla fattispecie di completa vaccinazione contro il COVID-19. L'articolo 6 disciplina l'utilizzo delle somme trasferite alla società Sport e Salute S.P.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connessi all'emergenza Covid-19 e non utilizzate. L'articolo 7 trasferisce al Ministero della Salute il servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19 e Contact Center per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, stanziando al tal fine un finanziamento aggiuntivo di 3 milioni di euro. L'articolo 8 riguarda l'espressione nel parere del Comitato Tecnico Scientifico sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative entro il 30 settembre 2021. L'articolo 8 bis introdotto al Senato stabilisce che per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le, le rappresentazioni in orario curriculare, si applicano quanto all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 le disposizioni previste per lo svolgimento delle attività didattiche. Sostanzialmente si prevede che per lo svolgimento delle attività indicate le certificazioni verdi COVID-19 non devono essere possedute ed esibite dagli studenti, devono essere possedute ed esibite dal personale scolastico per l'accesso a locali diversi dagli edifici scolastici in cui si svolgono le stesse attività, nonché da chiunque diverso dagli studenti acceda alle strutture scolastiche per lo svolgimento delle stesse attività. L'articolo 9 reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi Covid-19, mentre gli articoli 10, 10, BIS e 11 concernono rispettivamente le disposizioni finanziarie, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Belzano e l'entrata in vigore del decreto. In conclusione, Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, le sezioni del Green Pass e l'avanzamento della campagna vaccinale si stanno dimostrando pilastri di una strategia a cui molti paesi europei stanno guardando con interesse. Dobbiamo quindi continuare su questa strada senza abbassare la guardia della consapevolezza che purtroppo la pandemia non è ancora finita. Grazie. Grazie a lei. A facoltà di intervenire la rappresentante del governo sottosegretaria Bergamini che si riserva di farlo. È scritto a parlare il deputato Filippo Senzi. Ne ha facoltà, prego, a lei la parola. Grazie Presidente, onorevole Bergamini, spero si sia ripresa dall'incidente dell'altro giorno. Colleghe, colleghi tutti, oggi discutiamo del cosiddetto decreto Green Pass per il lavoro, un decreto che di fatto è già in vigore da settimane e che la nostra Camera ha visto arrivare solo giovedì pomeriggio dal Senato. Il decreto si è reso indispensabile a causa della pandemia da Covid-19 ed è a tutt'oggi uno strumento molto importante per consentire, nonostante perduri la pandemia, la riapertura delle attività lavorative e dei luoghi della cultura in sicurezza. Sicurezza, mi permetto di sottolinearlo, relativa, sempre, migliorabile, certo, ma sicurezza. Lo dico con una punta di enfasi a tanti anche qui dentro che della sicurezza hanno fatto a bla 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 una ragione sociale e poi questionano, divagano, ammiccano, sponsorizzano, equivocano, fischiettano, quando è davvero in gioco la sicurezza dei cittadini, la salute e la vita di ognuno di noi. In particolare, presidente, gli articoli 1, 2 e 3 regolamentano l'utilizzo e le regole per l'accesso ai luoghi di lavoro con il Green Pass, come e quando deve essere esibito, in quali modalità si possano conservare i dati, anche se mi chiedo come e quanto la nuova ondata che sta colpendo l'Europa comporterà nuovi adattamenti a una situazione che, spero di no, ovviamente, potrebbe tornare ad essere critica. Grazie al lavoro del Senato è stata introdotta la specifica qualora la scadenza di un certificato verde Covid-19 di un dipendente pubblico o privato si collochi Nell'ambito della giornata lavorativa del soggetto, il medesimo può permanere nel luogo di lavoro ai soli fini del completamento della medesima giornata lavorativa. Per le ipotesi in cui un lavoratore non esentato per motivi medici, pubblico o privato, comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o non la presenti al momento dell'ingresso al luogo di lavoro, le norme in esame prevedono in primo luogo che il soggetto sia assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre prossimo 2021, con la. Conseguente sospensione della retribuzione o degli altri compensi o emolumenti, comunque denominati, con la relativa implicita esclusione del riconoscimento dei giorni ai fini previdenziali. Inoltre viene escluso che le suddette assenze diano luogo a conseguenze disciplinari. Come ricorderete inizialmente era stata valutata la possibilità di licenziamento, che è stata poi esclusa mentre l'ipotesi di accesso al luogo di lavoro può dar luogo a sanzioni disciplinari. Per le imprese private con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per un massimo di 10 giorni rinnovabili per una sola volta. Con l'articolo 4, Presidente, sono stati prorogati fino al 31 dicembre i prezzi calmirati per i test antigenici rapidi, sia nelle farmacie che presso i servizi del, del Servizio Sanitario Nazionale. Ovviamente, ferma restando la gratuità dei test per le persone esentate dal vaccino, Covid-19 grazie ad apposito certificato medico. L'articolo 4 bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica, possano promuovere nei luoghi di lavoro campagne di informazione e sensibilizzazione sulla rilevanza della vaccinazione contro il Covid-19. Personalmente le ritengo assai utili, direi doverose. L'articolo 8 invece ha stabilito l'abolizione dei limiti per la capienza durante gli spettacoli teatrali e culturali purché si sia in possesso del Green Pass insomma si tratta del decreto che ha consentito al nostro Paese di riaprire in sicurezza con responsabilità credo riconosciuta e fiducia l'unica nota, nota dolente è che visti i tempi è mancata alla Camera la possibilità di svolgere un esame approfondito e completo del provvedimento il decreto è stato emanato il 22 settembre è rimasto in Senato parecchio tempo ed è arrivato qui solo giovedì fanno circa tre giorni fa questo per immagino i componenti della Commissione Affari Sociali, che ha di fatto avuto solo venerdì di tempo per esaminare gli emendamenti e anche per me, nel merito di diversi punti di cui si compone questo provvedimento, metterebbe capo a rilievi e doglianze sacrosante, bronci e permali che, tuttavia, evito a Lei Presidente a questa Camera e che pure sono spesso il sugo, l'intero non so, dell'attività parlamentare. Ci sono volte che la lealtà di gruppo e quella che un tempo si chiamava la salus della Repubblica, è giusto che prevalga sulle considerazioni che ognuno di noi qui dentro si trova a fare su questo o quel provvedimento. Se ne hai la forza e la capacità fai la tua battaglia per modificare in meglio, secondo il tuo giudizio e la tua misura, le norme che sei chiamato a scrivere. Altrimenti tracci un frego di penna sul convintamente che avevi scritto e confidi nel lavoro serio e responsabile che hanno fatto i tuoi colleghi, riconoscendoti, pur nelle perplessità che restano, nel provvedimento che sei chiamato a difendere. Io penso si faccia così. La ringrazio Presidente. Grazie a lei, deputato Sensi. Ha chiesto di parlare il deputato Paolo Giulio Dori, della Facoltà. Prego, lei la parola. Grazie, Presidente. Non riesco a trovare altre parole se non quella di, di definire questo Green Pass assolutamente folle. Questo è il governo delle follie. Adesso ve ne racconterò alcune, ma ce ne sono molte altre che ovviamente per questioni di tempo non potrò toccare. Sono, ormai siamo dentro la campagna vaccinale da, da almeno 11-12 mesi e penso che tutti hanno capito che il vaccino non protegge dall'infezione e infatti sono dati assolutamente ormai confermati da numerosi studi scientifici che ci dicono che il vaccino ha sì una buona efficacia nei primi mesi sui uh, sintomi gravi della malattia, ma non può impedire l'infezione. E già basta questo dato a smontare tutto l'impianto del Green Pass che il governo ha costruito. Un impianto che, ripeto, assolutamente folle. E quindi, paradossalmente, in tutto questo contesto del Green Pass, gli unici veramente sicuri, gli unici che possono veramente garantire tutta quella sicurezza che il governo ha sbandierato con questo Green Pass sono i tamponati, ossia quelle persone che per volontà o perché hanno dei problemi di salute e non possono vaccinarsi, sono costretti a, uh, per lavorare a farsi un tampone ogni 48 ore. E sono loro che, da una parte, garantiscono sicurezza ai loro colleghi vaccinati, perché ripeto ancora una volta, questo tipo di vaccino non garantisce di non essere infettati, quindi eh, non garantisce di non potersi contagiare e quindi contagiare gli altri. E quindi sono i tamponati che garantiscono sicurezza agli altri, garantiscono anche un servizio di sentinella per gli altri, perché attraverso i tamponati noi eh, possiamo capire se ci sono dei focolai. Dato che i vaccinati ormai possono andare tranquillamente in giro perché si sentono anche sicuri, causa una campagna di informazione totalmente folle e di disinformazione non di informazione. Se ne vanno i vaccinati, se ne vanno in giro sicuri di, di non poter contagiare. Eppure è esattamente il contrario. Ci sono studi che lo dimostrano. Studi assolutamente indipendenti, provenienti eh, sia italiani ma anche internazionali. Anche la stessa FDA eh, ci ha detto che eh, appunto il vaccino non copre dall'infezione, anzi. si va a decadere questa efficacia del vaccino in pochi mesi. Quindi sostanzialmente dopo due o tre mesi non c'è nessuna differenza in termini di eh, infezione e quindi di aumento del contagio tra un vaccinato e non vaccinato. Parliamo di due o tre mesi e qui stiamo dando il Green Pass ai vaccinati per ben 12 mesi. E proprio su questo tema eh, ci sono delle uscite di alcuni esponenti ormai purtroppo famosi come il dottor ricciardi che sostiene che i tamponi danno un 30% di falsi negativi io sinceramente adesso non so dove abbia trovato questa informazione ma la scienza dice tutt'altro la scienza dice che i tamponi anche quelli rapidi hanno un'efficacia e un'efficienza all'incirca del 99% c'è forse un problema di falsi positivi, ma diciamo questo potrebbe essere considerato un problema assolutamente marginale, ma non c'è assolutamente un problema di falsi negativi. Eh, io mh, posso capire che, eh, non so, dia, dia fastidio il fatto che alcune persone si arroghino il diritto uh, di, di non vaccinarsi, tra l'altro, hanno pienamente diritto dato che non c'è una legge sull'obbligo vaccinale, ma. Non capisco perché fare la guerra ai tamponi, dato che sono l'unico strumento che ci permette appunto di capire a che punto sta il contagio e non l'essere vaccinati. Quindi eh, sbandierate tanto la scienza, voi del governo, ma con la scienza non avete probabilmente nulla a che fare e non sapete nemmeno cosa significa. Abbiamo un'altra questione, poi, un'altra questione folle, come dicevo prima, ossia quella dei bambini. Altri studi sui bambini dicono esplicitamente che i bambini si ammalano poco e se si ammalano guariscono molto presto. Non sono assolutamente un problema, non sono come vengono definiti dei, delle, delle sacche che permetterebbero di continuare di, di lasciare correre questo virus tra, nelle nostre scuole e nelle nostre famiglie, cosa totalmente falsa. E qui appunto si sta aprendo la possibilità di vaccinare eh, addirittura i bambini, cosa totalmente folle perché non abbiamo dati sufficienti per capire eh, se questi vaccini sono realmente sicuri. Anzi, abbiamo dati che dimostrano che stanno dimostrando esattamente il contrario, che, che non c'è nessuna ragione scientifica per vaccinare le persone giovani, le persone che non sono a rischio, tantomeno i bambini. Si dice che le, le, giovani, le giovani fasce della popolazione, i eh, giovani e i giovanissimi, i bambini, debbano no, rischiare e sacrificarsi per, eh, per i nonni, per le persone anziane, le persone a rischio. Ma io mi chiedo: in quale società, qual è la società che anche storicamente ha sacrificato le persone più giovani e la propria popolazione per salvare i vecchi? Io non l'ho mai vista, questa è una follia che è totalmente italiana, totalmente di, di questa pandemia. Io non ho mai visto una cosa del genere, storicamente non è mai esistito che le giovani eh, appunto popolazioni, la parte giovane della popolazione andasse a sacrificarsi per mantenere, diciamo così, in vita, poi anche questo se ne può anche discutere, la parte più anziana della popolazione. E poi c'è un'altra follia, un'altra follia che anche qui viene smentita da qualsiasi studio uh, serio, è quella del vaccinare anche i guariti. Uh, ormai è di dominio pubblico, ci sono pubblicazioni su pubblicazioni che sostengono che i guariti hanno una, un, uh, diciamo, uh, hanno una molta meno possibilità, anzi hanno un, uh, un sistema immunitario molto più forte, quindi uh, una, un sistema an anticorpale molto più forte di un qualsiasi vaccinato, ma si parla di decine e decine di volte uh, più forte, quindi non stiamo parlando di uh, quisquiglie o una, una minima percentuale in più. I guariti anzi hanno una protezione che dura ben più di quei due, tre, quattro, cinque mesi quella garantita, ma neanche forse tanto garantita, dal vaccino. Penso che ce lo ricordiamo tutti ormai il caso di Johnson Johnson. Avete sbandierato questo come uno di quei vaccini efficaci, che bastava addirittura una dose, adesso si scopre che questo uh, copre sui uh, sintomi gravi della, della malattia per forse due o tre mesi. E quindi serve il cosiddetto booster, quindi una dose aggiuntiva. Ma questo è stato fatto anche per i vaccini precedenti. Anche lo stesso Pfizer si diceva basta fare due dosi e siete a posto. Invece, dopo sei mesi, ritorniamo qua: serve la terza, poi probabilmente servirà la quarta e così via. E questo lo dimostra anche il fatto che avete messo a bilancio altri, un altro miliardo e otto per comprare ulteriori dosi di vaccini. Ha ah, conti a spanne un po'. Eh, si sì, arriverebbe a calcolare che eh, sono, sono stati e verranno acquistati circa quattro dosi eh, a persona per ogni cittadino italiano. Quindi questo già ci fa capire verso dove stiamo andando. E in tutto questo, in tutta questa follia, andiamo a sacrificare dei diritti che sono assolutamente sacrosanti. C'è cioè, sì, il diritto alla salute, ma questo diritto alla salute non può prevaricare tutti gli altri diritti come appunto quello del lavoro. State sostanzialmente facendo morire di fame alcune persone che, ripeto, non vogliono o magari non possono vaccinarsi, ma sono costrette per lavorare a farsi il tampone, che è sicuramente un problema in ordine, di ordine economico, ma anche di ordine organizzativo, familiare, eccetera. Quindi non è una cavolata. State assolutamente costringendo delle persone a pagare per lavorare, che è assolutamente la, la, una. Una probabilmente la principale follia di questo, tutto di questo meccanismo, soprattutto in questo decreto, dove si estende appunto il green pass nei luoghi di lavoro. E poi c'è il diritto allo studio. Io ho incontrato vari ragazzi che mi stanno dicendo: Guarda, io non riesco ad andare all'università, non mi sono iscritto all'università proprio perché non posso farmi il tampone. Ripeto, per tutta una questione sia economica, organizzativa, eccetera. E quindi farò da autodidatta, troverò, proverò a fare qualcos'altro, magari me ne andrò all'estero, tanto per cambiare, migliaia e migliaia di giovani già prima della pandemia se ne andavano all'estero proprio perché avete creato un sistema totalmente folle all'interno d'Italia dove il giovane non viene premiato ma anzi è un problema per la classe più anziana della popolazione italiana, quindi deve essere allontanato e l'avete fatto in tutti i modi. A maggior ragione adesso non si possono iscrivere all'università perché non possono permettersi di farsi il tampone. E anzi, devono rischiare e farsi il vaccino che, ripeto, nelle fasce, nelle fasce più giovani non ha totalmente senso. Perché sul piano dei rischi/benefici non c'è assolutamente la bilancia pende decisamente dalla parte dei rischi. E state togliendo anche il diritto di manifestare. Sono state fortissime le dichiarazioni riguardo all'aumento di contagi nel Friuli Vilezia Giulia, in particolare a Trieste, dovuto alle manifestazioni che si sono susseguite nel mese di ottobre. Ma io, che mi ritengo una persona discretamente scientifica e nutro il dubbio, quindi cerco di capire come, come funziona il mondo, mi chiedo: ma su quali, su quali dati. State dicendo che le manifestazioni abbiano aumentato i contagi a Trieste e dintorni. Spiegatelo, perché i dati sono assolutamente confusi, non sono precisi, non vengono uh, distribuiti con tempestività, non sono chiari, non sono machine readable, non, non, non possono essere maneggiati da, da qualsiasi cittadino, da qualsiasi esperto indipendente. E quindi spiegateci. Serve solo per fare i titoli, serve solo per giustificare eh, appunto il divieto delle manifestazioni, mi sembra abbastanza palese. Poi chiaramente se non c'è chiarezza, poi tutti i pensieri eh, posso, sono, sono legittimi. Se non c'è trasparenza, cosa che anche noi in alternativa ci abbiamo chiesto ormai da mesi e mesi, eh, allora non vi lamentate se poi si dovessero anche eh, propagare delle teorie complottiste, diciamo così. E questo l'avete fatto in nome della salute, stiamo tutelando la vostra salute, lo stesso Green Pass serve a, appunto per tutelare la sicurezza del lavoro, ma io mi chiedo, anche all'interno di quest'Aula ci sono molti responsabili del, del disastro della sanità pubblica, alla sanità pubblica sono stati tagliati qualcosa come 37 miliardi solo negli ultimi dieci anni, e allora come potete dire... Che state tutelando la salute quando dall'altro lato avete smantellato completamente la sanità pubblica. No, non sentite un po' di ipocrisia, non vi sentite un po' ipocriti a sostenere questo. E il trend non è certo cambiato, anzi, nella legge di bilancio si vede un progressivo ulteriore taglio alla sanità. Diciamo gli unici fondi che sono aumentati sono quelli appunto per l'acquisto dei vaccini. E Cosa che abbiamo capito non è, non è la soluzione alla pandemia, è sicuramente una parte della soluzione, ma non, non può essere una soluzione. Questi mesi, questi dati che stiamo avendo oggi in Italia, ma anche in tutte le altre zone del mondo ce lo stanno dimostrando. E questo ovviamente. Sì, insomma, tutti i tagli che sono stati fatti anche nell'ambito dei trasporti, nell'ambito della scuola. Io non sento mai parlare di, ah, allora costruiamo nuove scuole, così eh, diminuiamo il numero di studenti all'interno delle classi, oppure eh, diamo nuovi plessi, nuove strutture, nuove strumentazioni. E, e no, di questo non si parla, si parla solo di vaccini, ma sì, continuiamo pure a vaccinare i nostri ragazzi, nemmeno assumendoci, assumendovi la responsabilità di ciò, perché appunto state obbligando indirettamente, senza una legge chiara dello Stato. Io ovviamente sono contro qualsiasi tipo di obbligo vaccinale, ma sarebbe perlomeno più coerente inserire un obbligo vac vaccinale anziché utilizzare questi mezzucci da veramente a zecca garbugli per obbligare le persone, i giovani e i giovanissimi, a, a vaccinarsi. Ho sentito anche da parte dei giornalisti o pseudotali come abbiano in qualche modo decantato l'abilità e il servizio che i giovani hanno fatto dicendo che eh, i giovani si sono in qualche modo eh, vaccinati perché eh, appunto per il bene degli anziani, ma questo non è vero, sono stati obbligati. Concludo raccontando una piccola storiella che magari aiuterà il governo a, a capire, a meno che non faccia finta di capire, ma questo mi sembra abbastanza palese, la storiella riguarda Luigi. Il signor Luigi è dipendente in una piccola azienda di sette dipendenti, la Bianchi SRL. Come molte piccole imprese, anche la Bianchi SRL si trova in difficoltà. È schiacciata dalle tasse e dalla concorrenza europea ed extraeuropea. Ed il governo non fa niente per aiutarla. Il signor Luigi non è vaccinato ed è quindi costretto a farsi il tampone ogni due giorni per poter lavorare. Il suo collega Marco prende il Covid-19, ma sembra soltanto un raffreddore e continua a lavorare normalmente. È vaccinato e quindi non deve farsi il tampone che permetterebbe di scoprire che è positivo. Marco, in quanto vaccinato, si sente al sicuro e non rispetta le norme di precauzione. Così sta a contatto diretto con tutti gli altri dipendenti e li contagia. Anche gli altri sono vaccinati e quindi non si accorgono di essere positivi, tranne Luigi, che con uno dei suoi tamponi quotidiani scopre di essere positivo. Allora a quel punto anche gli altri dipendenti vaccinati si fanno un tampone e scoprono che sono positivi, ma tutti danno la colpa a Luigi perché è stato il primo a farsi il tampone. L'azienda Bianchi SRL deve fermare l'attività e rischia la chiusura, dato che al governo non interessa aiutarla. La morale è che avremo la chiusura di tante attività e l'epidemia continuerà a diffondersi, alla faccia della salute e della tutela del lavoro. Quindi chiudo il mio intervento qua dicendo che... Siamo assolutamente contrari a questa legge folle fatta da un governo di folli. Grazie Presidente. Grazie a lei. Ha chiesto di parlare il deputato Emilio Carelli. Ne ha facoltà, prego, a lei la parola, deputato Carelli. Grazie Presidente, sottosegretario Perigamini, cari colleghi. Siamo chiamati oggi a discutere un provvedimento centrale per la situazione attuale del nostro Paese. Il decreto 127 del 2021 infatti è un intervento indispensabile se vogliamo procedere nella direzione che noi tutti auspichiamo, e cioè uscire dall'incubo della pandemia di Covid-19. Se guardiamo per un momento al contesto in cui ci troviamo, l'immagine che si sta delineando laddove non si prendono provvedimenti è tutt'altro che rassicurante. Sotto gli occhi di tutti i dati che arrivano da molti paesi europei in grave difficoltà per il moltiplicarsi di casi di Covid-19, che stanno mettendo a durissima prova le strutture sanitarie. Gli esperti parlano apertamente di una quarta ondata in corso che sta diventando anche un incubo per buona parte dell'Europa. I dati del nostro Paese, pur in lento peggioramento, mostrano invece... Una tenuta per ora che viene guardata con ammirazione da molti paesi del vecchio continente. È chiaro a tutti in che direzione dobbiamo muoverci, e cioè vaccinare la percentuale più alta di popolazione possibile. È chiaro che non possiamo abbassare la guardia ed è chiaro che si debba procedere rapidamente verso la somministrazione della terza dose di vaccino, sia come presidio di immunizzazione e duratura, che anche come valido contrasto all'affermarsi di varianti, in particolare della Delta Plus, che aumenta del 10% il rischio di circolazione del virus. Dobbiamo incentivare i nostri concittadini in questo senso, e il Green Pass è una misura che contribuisce a raggiungere questo obiettivo. E rappresenta anche un'altra tappa importante che fa seguito ad altri decreti legge in materia di Green Pass seguendo un processo graduale scelto dal governo. Infatti nei mesi scorsi, dapprima, sono state introdotte misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali. Successivamente è stato esteso l'obbligo del Green Pass ai ristoranti al chiuso, ai teatri, ai cinema, ai musei e agli spettacoli dal vivo. Poi ancora è stata affrontata l'emergenza pandemica nell'ambito di specifici comparti come scuola, università e trasporti. Gradualità che è servita a bilanciare gli interessi in gioco e le diverse visioni, ma che conduce in un'unica direzione che possiamo intraprendere, cioè quella del vaccino. La certificazione verde è dunque uno strumento che mira a contemperare gli interessi dei lavoratori con quelli dell'impresa, a trovare un equilibrio tra diritto al lavoro e diritto a svolgere le attività lavorative in sicurezza. Le modifiche apportate dal Senato al testo originale del decreto hanno ulteriormente migliorato le misure previste proprio nell'affinare ulteriormente l'equilibrio tra il diritto al lavoro e quello allo svolgimento in sicurezza dell'attività. Ma dire di più, come Coraggio Italia siamo favorevoli ad un'eventuale stretta sul Green Pass, che possa essere utilizzato solo se associato alla vaccinazione, almeno per l'accesso ad alcuni luoghi come cinema, teatri, palestre. E se necessario, dopo parere favorevole dell'EMA e di AIFA, siamo favorevoli anche all'introduzione dell'obbligo vaccinale. Certamente ogni misura dovrà essere confortata da dati scientifici, ma è evidente che se oggi, di fronte ad un aumento dei contagi, i nostri ospedali stanno reggendo l'urto con tassi di ospedalizzazione notevolmente più bassi rispetto ad un anno fa e rispetto all'Europa, e solo grazie ai vaccini. A questo proposito concordiamo con i consigli che ci arrivano dal mondo scientifico e che ci suggeriscono di valutare, nei prossimi provvedimenti che il Governo e il Parlamento vorranno farare, una riduzione dei tempi di validità del Green Pass. Oggi il certificato dura 12 mesi dall'ultima inoculazione, ma è un tempo ritenuto troppo lungo. Siamo d'accordo con chi propone di ridurre questo tempo a 9 mesi, come pure di ridurre la validità dei test molecolari da 72 a 48 ore e dei test rapidi da 48 a 24 ore, consentendo così di ottenere con il test un Green Pass valido solo per attività lavorativa, ma non per quelle ludiche e di svago. Concludendo, il testo che ci aggiungiamo a votare è quindi il risultato di un ponderato dibattito tra le diverse necessità del nostro tessuto produttivo e le irrinunciabili libertà personali dei cittadini. E non possiamo che recepirlo con favore. Come Coraggio Italia accogliamo positivamente la scelta del Governo di intervenire in modo progressivo e al contempo con determinazione. La vaccinazione può aiutarci a vedere sempre più da vicino la luce in fondo al tunnel del Covid. Il Green Pass, in questo senso, è lo strumento a nostra disposizione più utile a percorrere rapidamente questo tunnel. Per tutte queste motivazioni, Coraggio Italia non può che recepire questo decreto legge favorevolmente e sostenerlo convintamente sin da subito. Grazie. Grazie a lei deputato Carelli. Ha chiesto di parlare il deputato Federico Molicone nella facoltà. Grazie Presidente, inizio subito con un reclamo per il suo tramite alla Presidenza della Camera perché eh, inspiegabilmente è stato tolta la possibilità di utilizzare il eh, legio che soprattutto per eh, i colleghi che hanno gli occhiali è un momento anche tecnico eh, necessario, uno strumento tecnico necessario per poter esprimersi in quest'Aula. Quindi eh, penso, spero che venga reintrodotto, anche perché non è certo un legio che mette... Che mette a rischio la salute dei colleghi e del governo e eh, andremo a vedere durante il mio intervento eh, il perché. Onorevoli colleghi, signor Presidente, signori del governo, il decreto che andiamo ad affrontare oggi e le norme che vi sono inserite evidenziano ancora una volta la totale assenza di chiarezza che il governo ha nei confronti di questa pandemia con vari errori compiuti fin dall'inizio. Ancora una volta Fratelli Italia dimostra l'importanza di avere un'opposizione critica e coerente all'interno del Parlamento italiano. Nuovamente sarà apposta la fiducia, strozzato il dibattito parlamentare, la numero 26 del governo Draghi, la numero 77 in totale. Sottosegretario Bergamini, eh, rivolga al Presidente Draghi questo quesito. Se questo è il governo dei migliori, cosa eh, insomma, occorreva per dimostrarlo meglio se non eh, far votare il Parlamento nella sua piena sovranità? Se questo non avviene, evidentemente non è il governo dei migliori. Sono buoni tutti, sottotitoli a Bergamini: a governare non facendo votare il Parlamento ed esautorandolo. Quindi altro che governo dei migliori. Il DL Green Pass 4 inizia infatti il suo percorso in seconda lettura, proprio quando in Austria, è notizia di questi minuti, viene proclamata l'interdizione al tempo libero per non vaccinati. Potranno solo andare al lavoro e farsi a fare la spesa. Nel capitalismo tecno-sanitario della sorveglianza, la pervasività del controllo sociale trova nel Green Pass lo strumento icona della fase transitoria che stiamo vivendo. Dobbiamo. Togliere alcuni dubbi colleghi, collega Carelli che con eh, il suo intervento sembrava non essere una forza di maggioranza ma essere eh, lo stesso eh, Presidente Draghi. Il Green Pass non garantisce l'immunità e lo abbiamo sentito anche dai colleghi negli interventi precedenti. Non lo garantisce, questo, questo singolare inquietante QR code non garantisce il fatto che io oggi sia qui dentro immune pur essendo vaccinato. Un secondo dubbio, il tampone invece è molto più efficace dell'aver fatto un vaccino, perché come sappiamo un vaccinato può trasmettere il coronavirus, mentre chi si fa il tampone ed è negativo non può trasmetterlo. Tuttavia, colleghi, nella narrazione il certificato di guarigione e il tampone sono spesso omessi, facendo passare così il messaggio che il Green Pass corrisponda esclusivamente al certificato di vaccinazione. Si è dato inizio in questo modo ad una caccia alle streghe verso i non vaccinati. Poco importa che esistano anche coloro che per ragioni mediche non possono vaccinarsi. Il Green Pass si dovrebbe basare molto di più sui tamponi per permettere il giusto tracciamento dei casi. Ma viviamo una situazione in cui il tampone è a pagamento e il vaccino è gratuito. Gratuito per il cittadino che se lo va a fare ma che lo paga con le tasse gratuito fittiziamente perché sappiamo quanto lucro ci sia sui vaccini da parte di Big Pharma a livello mondiale. Tutto ciò ovviamente spinge le persone a fare il vaccino e sempre meno il tampone, ma se il lascia passare verde servirà per ogni tipo di attività sociale, come banalmente mangiare una pizza e persino lavorare o entrare presto in un negozio, ancora non è stato inserito. Ma mi dovete dire la differenza tra stare il sabato pomeriggio in un centro del, commerciale del centro o stare eh, a teatro due ore seduti uno accanto all'altro. È del tutto evidente che richiedere un tampone ogni due giorni, con tutti i costi che ne derivano, è sostanzialmente obbligare a valutare la propria libertà. Il costo di un tampone è più o meno 15 euro. Con 15 euro, colleghi, compriamo 48 ore di libertà un vincolato esercizio dei nostri diritti costituzionali che fino ad oggi erano inalienabili. La salute e la libertà diviene appannaggio di una certificazione il cui statuto giuridico non è più dato, colleghi, dall'evidenza scientifica e medica, ma dall'autorità politica costituita. Da qui il dibattito 12 mesi, 6 mesi, 8 mesi e se no quanto, tutta politica. Una casa farmaceutica, un ministero governativo eh, fanno di un codice a barre o un QR code scaricabile sul telefono lo strumento di controllo sociale. È la biopolitica, colleghi, ancora di più una sorta di inesorabile biocrazia, è il governo della vita biologica di ogni cittadino. Nell'ambito dell'attività istruttoria su questo decreto si è tenuta l'audizione del filosofo Giorgio Hagenben in Senato. Mi fa piacere citare lo stenografico. I politologi sanno da tempo che le nostre società sono passate dal modello che un tempo si chiamava società di disciplina al modello delle società di controllo. Società fondate su un controllo digitale virtualmente illimitato dei comportamenti individuali che divengono così quantificabili in un algoritmo. Ci stiamo ormai abituando a questi, a questi dispositivi di controllo, ma mi chiedo fino a che punto siamo disposti ad accettare che questo controllo si spinga. È possibile che cittadini di una società che si pretende democratica si trovino in una situazione peggiore dei cittadini dell'Unione Sovietica sotto Stalin? Voi sapete forse che i cittadini sovietici erano obbligati a esibire un lasciapassare per ogni spostamento da un paese all'altro, ma noi siamo obbligati a esibire un green pass anche per andare al ristorante, anche per andare in un museo, anche per andare al cinema e ora, cosa ancora più grave, col decreto che si tratta di convertire in legge anche ogni volta che si va a lavorare. E ancora. Il modello che viene così eroso e cancellato è quello delle democrazie parlamentari con i loro diritti, le loro garanzie costituzionali. E al loro posto subentra un paradigma di governo in cui, in nome della biosicurezza e del controllo, le libertà individuali sono destinate a subire limitazioni crescenti. Fin qui un filosofo, ma questo è quello che. Eh, dicono ormai anche molti opinionisti, molti medici, molti eh, osservatori e anche studiosi della, della vicenda. Occorre affrontare quindi, colleghi, il problema Covid con maggiore onestà intellettuale. Se si vuole comprendere cosa occorre fare per tornare ad avere una vita normale, le misure assunte sinora sembrerebbero essere tutte di per sé inidone a contenere il virus, considerato che a quasi due anni dall'inizio della pandemia... Ancora in più occasioni si paventano nuove chiusure e nuove restrizioni. Ora, colleghi, bisogna salvare il Natale. A Torino, un gruppo di intellettuali fra i quali Cacciari e Freccero, che certo non sono di Fratelli d'Italia, hanno creato un pensatoio contro il Green Pass proprio per evitare nuove distopiche forme di sorveglianza. Ricolfi, che certo non è di Fratelli d'Italia, dalle colonne della verità ci ricorda che se le misure funzionano, almeno nella narrazione del governo, che senso ha tenere ancora lo stato d'emergenza? Il governo ha esteso l'obbligo del Green Pass, non lascia passare, che lede la libertà dei cittadini, come denunciano anche un'associazione di avvocati che ha fatto ricorso contro lo stato di emergenza, contro l'ipotesi di prosecuzione dello stato di emergenza, che devasta ulteriormente la nostra economia e che di fatto impone l'obbligo vaccinale per poter accedere a molte attività della nostra società. La strada della discriminazione, colleghi, e del conflitto tra cittadini è una strada molto pericolosa, in completa controtendenza con quanto stabilito dall'Unione Europea, che chiedeva proprio di evitare discriminazioni. E come ha ricordato Giorgia Meloni, è incredibile che la sinistra, che poi è il vero, la vera maggioranza di questo governo, è incredibile che la sinistra sia europeista solo quando da Bruxelles impongono misure di lacrime e sangue e non lo sia quando esiste anche a Bruxelles un barlume di discernimento. Vedete colleghi, la campagna vaccinale deve proseguire, ma vanno tutelate le fasce più fragili. Le, ma insieme alle libertà essenziali previste dalla Costituzione. Chi non vuole fare il vaccino per motivi medici o per scelta deve avere la possibilità di, avere, di fare i tamponi gratuiti nei posti di lavoro, nella filiera della ristorazione e della cultura. Altrimenti, che cos'è questo se non un lockdown digitale individuale? Tu cittadino puoi non farti il Green Pass, certo, così... Big Pharma non paga le conseguenze di queste vaccinazioni e così il governo pure e lo Stato italiano non sono responsabili. Peccato però che poi ti viene sottratta la vita sociale, sportiva, culturale, relazionale, nonché professionale. Peccato che poi vieni additato da quegli opinionisti, da quella sorta di redazione unica che ormai vige eh, in alcuni media, in alcune televisioni, in alcuni giornali. Una sorta di discriminazione quotidiana nei confronti di chi solo, come dice Cacciari, pensa in maniera discorde rispetto a questa impostazione di controllo totale. Colleghi, faccio presente le molte contraddizioni del Green Pass. Abbiamo presentato un atto di sindacato ispettivo al Ministro dell'Istruzione Bianchi per segnalare le gravi violazioni di privacy avvengono con la piattaforma per i docenti costretti a fornire in maniera precedente rispetto all'accesso agli istituti propri dati personali se si sono fatti il tampone o sono vaccinati se sono rossi o verdi un'ora prima di entrare in classe a un istituto scolastico come se qualcuno potesse controllare se sono verdi perché hanno fatto il tampone o si sono vaccinati infine riteniamo sia necessario rendere pubblici i protocolli siglati con i fornitori di piattaforme per la didattica a distanza, per tutelare la privacy degli studenti. Privacy, colleghi, che agitate in maniera continua e poi si scopre che per entrare in quest'aula o per entrare in un qualsiasi palazzo di Montecitorio ci chiedete il controllo del Green Pass ad ogni ingresso, pur sapendo che la maggior parte fra noi lo ha annuale. Mentre poi quando andiamo a fare il tampone, sempre qui in queste aule, eh, a San Macuto, ci fate firmare un modulo che, con cui possiamo eh, dare il consenso a un istituto medico terzo per gestire i nostri dati sanitari. Le cose sono due. O questo consenso si può dare sempre e la finiamo con questa pagliacciata del controllo ad ogni ingresso. Per cui chi vuole liberamente, rispettando il diritto di privacy, ma chi vuole liberamente dà affida questo, questo dato e quindi si sa che quella persona ha il, eh, il Green Pass per un anno, ma lo sa solo il responsabile medico come prevede il GDPR della Camera dei Deputati, oppure non vale neanche per i docenti. Non è possibile che un dirigente scolastico possa sapere se un docente è verde o rosso un'ora prima che entri in quell'istituto scolastico, che vada a ricoprire il proprio ruolo di pubblico ufficiale. Quanto alla scuola ci chiediamo cosa abbia fatto questo governo per garantire la riapertura in sicurezza delle scuole, visto che il tempo certo c'era. Più volte Fratelli Italia ha provato a proporre a questo governo di fare proprio... L'esempio virtuoso delle regioni Marche, guidata da un esponente di Fratelli Italia, Francesco Acquaroli, è di installare strumenti di ventilazione meccanica in modo da rendere più salubre l'aria e ridurre la contaminazione da Covid, come lo stesso Ricolfi, che certo non è di Fratelli Italia, ci riconosce dalle colonne della verità. E invece poco o niente è stato fatto in questo senso o in altre direzioni, nelle risposte scientificamente studiate. C'è chi esprime contrarietà al Green Pass in maniera pacifica e coerente alla dialettica democratica e ora è succube della narrazione dell'emergenza. Si parla di booster, colleghi, si naviga a vista, vengono ristrette le possibilità di manifestare il dissenso in ogni piazza, anche in quelle pacifiche. Si sono scatenate negli scorsi mesi le testate più autorevoli di sinistra cogliendo la palla al balzo e tentando di intestare la fratellità d'Italia, le tensioni di piazza, peraltro giocando un ruolo particolarmente snervante, in cui la sinistra si è intestata il diritto di decidere arbitrariamente ciò che ha diritto di cittadinanza nella dialettica politica italiana e ciò che non lo ha. Uno stato che se la prende con i portuali e lascia liberi chi fa i rave e viene addirittura da altre nazioni. Sull'obbligatorietà, ragioniamo su questo. Sull'applicazione di misure di introduzione di fatto di obblighi surrettizi alla vaccinazione va fatta grandissima attenzione. Si tratta di vaccini fatti a tempi record per ovvi motivi e che dunque non hanno passato l'iter di approvazione consueto di vaccini e cure mediche. Questo dovrebbe spingere a grande prudenza. Mentre per anziani e persone a rischio la valutazione rischi-benefici pende a favore del vaccino, non si può dire altrettanto sulla vaccinazione di massa di bambini e ragazzi verso la quale, colleghi, non c'è alcuna sperimentazione, studio scientifico attendibile e definitivo. La scelta dell'obbligatorietà può essere fatta dal governo, tuttavia sarebbe singolare che un farmaco che non abbia concluso tutte le fasi di sperimentazione e cui quadro di sicurezza non sia stato completato diventi obbligatorio come sta di fatto succedendo senza che lo Stato se ne assuma le responsabilità anche economiche e risarcitorie e abbiamo visto come è finita con le 500 famiglie di Bergamo che hanno fatto un atto per avere giustizia su questo se ciò avvenisse, almeno le responsabilità su eventuali effetti collaterali non dovrà più ricadere sull'utente finale, ma deve essere ovviamente della casa farmaceutica o del produttore del vaccino stesso o in ultima istanza dello Stato, come già una sentenza della Cassazione ha stabilito. Colleghi, lo Stato dovrebbe essere il primo a tutelare la salute dei propri cittadini, assumendosene il rischio. Ci vuole trasparenza sui vaccini e sulle responsabilità. C'è chi lucra e lo si vede nella distribuzione mondiale dei vaccini. Il Green Pass è il primo passo. Forse domani avremo il sistema del credito sociale. Il regime comunista cinese osserva il comportamento di ogni singolo cittadino e gli assegna un punteggio in base al quale avrà accesso o meno a determinati servizi o potrà subire delle punizioni che prevedono fin anche l'arresto e la contenzione. Vedete colleghi? Il filosofo coreano Byung-chul-Han ha detto: La tecnica di potere assume una forma subdola, duttile, intelligente e si sottrae a ogni visibilità. Qui il soggetto sottomesso non è mai cosciente della propria sottomissione. Il rapporto di dominio resta per lui del tutto celato. Invece di rendere docili gli uomini, cerca di renderli dipendenti. Per il filosofo coreano della società senza dolore, la sopravvivenza come unico valore non negoziabile ha trasformato le persone in non morti. La buona vita viene sacrificata sull'altare della nuda vita, da preservare ad ogni costo. Terrorizzati dal dolore e dalla morte, siamo pronti ad accettare qualunque sorveglianza e violazione delle nostre libertà in cambio della garanzia della sopravvivenza. Colleghi, dal gennaio 2020 abbiamo subito restrizioni di libertà. L'atto più rivoluzionario ora è alzarsi in piedi e lottare per i nostri diritti. Sappiamo che il ministro Speranza, direttamente e non solo per tramite del suo capo di gabinetto, è intervenuto sui vertici OMS riguardo al documento in cui veniva criticata la condotta sulla pandemia, condizionandone il contenuto. E questo dobbiamo, di questo dobbiamo dare atto a un'inchiesta di report che noi sempre abbiamo attaccato quando faceva inchieste sommarie e giustizia sommaria televisiva. Ma in questo caso è andata a ricostruire tutte le oggettive responsabilità del ministro Speranza, andando a verificare le gerarchie, le scale gerarchiche dell'OMS: chi doveva decidere cosa, chi ha deciso di far togliere il documento dal sito, chi ha deciso soprattutto di non metterlo, chi ha interferito. Eh, con quello che dovrebbe essere appunto un organismo indipendente dai, dalle nazioni e dai governi e che invece viene finanziato da nazioni e dai governi e per aprire le proprie prestigiose sedi come in Italia a Venezia. Ecco, su questo dobbiamo chiedere conto a questo governo e al ministro Speranza che purtroppo per lui le responsabilità e non solo in coscienza personale le ha davvero tutte. Abbiamo sempre pensato che il ministro Speranza avesse una naturale propensione a nascondere la verità dei fatti, forse come riflesso pavloviano. Viano. Ora invece ne siamo certi. Quando disse di non essere intervenuto stava proprio mentendo, come abbiamo denunciato con il collega Bignami, con Giorgia Meloni, con tutto il partito. Deve essere per quanto ha omesso, per quanto ha falsificato, per quanto è stato incapace e inadeguato del suo ruolo. Deve essere rimosso dall'incarico, non si deve dimettere. Ora e adesso è il peggiore ministro di tutti i governi della diciottesima legislatura. Ha nascosto, ha fatto di tutto per creare una narrazione rasserenante quando di rasserenante non c'era davvero nulla. Il ministro Speranza ha fallito e con lui ha fallito e sta fallendo anche questo governo che doveva essere dei migliori. E certo non lo è. Chiesto di parlare il Deputato Andrea Gentile ne ha facoltà. Signor Presidente, Sottosegretario Bergamini, colleghi e colleghe. Il decreto legge ora all'esame dell'Aula per la sua definitiva conversione in legge ha introdotto l'obbligo dal 15 ottobre scorso e fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria del Green Pass per tutti i lavoratori pubblici e privati ed ha inoltre previsto diverse ulteriori disposizioni, tra cui l'ampliamento dell'offerta di test antigenici rapidi a prezzi calmierati. L'esame di questo provvedimento al Senato ha consentito di migliorare sensibilmente l'inciso normativo iniziale. I primi articoli contengono misure che oramai abbiamo imparato a conoscere e con le quali già conviviamo oramai da un mese, che attengono all'ampliamento degli ambiti nei quali è obbligatorio il possesso e la certificazione verde. Con queste disposizioni si è introdotto l'obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass per poter accedere a tutti i luoghi di lavoro. Peraltro le norme previste per il settore pubblico e per quello privato sono in larga parte coincidenti. Con l'obiettivo di semplificare le verifiche durante l'esame del decreto nell'altro ramo del Parlamento, è stato previsto che i lavoratori, sia nel pubblico così come nel privato, possano richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde, risultando così esonerati dai controlli successivi. Viene inoltre prorogata fino al termine dello stato di emergenza, ossia al 31 dicembre 2021, la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi. In questo senso le farmacie e tutte le strutture sanitarie autorizzate dalle regioni ad effettuare tali tipologie di test sono quindi tenute ad applicare il prezzo calmierato secondo il protocollo d'intesa firmato dal Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19. Così come al contempo viene introdotta la gratuità dei test antigenici rapidi, per quei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione. Nonostante la contrarietà di una minoranza all'utilizzo di tale strumento, la realtà difficilmente confutabile è che l'impiego del certificato verde, richiesto ora anche in tutti i luoghi di lavoro, si conferma come uno strumento decisivo per la lotta al Covid e comunque in grado di garantire un equo bilanciamento tra diritti costituzionalmente sanciti in primis tra il diritto al lavoro e la tutela della salute pubblica. La certificazione verde sta infatti dimostrando la sua efficacia in termini di prevenzione dei contagi, a cominciare proprio dai luoghi di lavoro. La stragrande maggioranza dei nostri concittadini ha chiaramente compreso che la campagna vaccinale e lo strumento del Green Pass costituiscono importanti presidi utili a tenere sotto controllo i contagi, a tutelare la salute delle persone e contestualmente a far ripartire l'Italia. Ricordo che parallelamente all'accelerazione della campagna vaccinale imposta da questo governo, decisiva per contrastare la diffusione del virus, sono stati emanati numerosi decreti legge che hanno ampliato la portata e potenziato lo strumento del Green Pass. Il decreto legge numero 52 del 2021, il cosiddetto decreto riaperture emanato nell'aprile scorso, è stato il primo decreto legge che dopo oltre 16 mesi dall'inizio della pandemia ha finalmente allentato la terribile morsa del Covid e le chiusure a cui il Paese era stato costretto allo scopo di fronteggiare il dilagale di questa terribile pandemia. Al contempo lo stesso decreto riaperture, in coerenza con quanto previsto a livello europeo, ha introdotto lo strumento della certificazione verde proprio per consentire ai titolari la graduale e piena ripresa degli spostamenti e favorire un rapido e necessario ritorno a quella faticosa normalità tanto agognata per le tante attività che per troppo tempo si erano fermate a causa della pandemia. Sono quindi seguiti ulteriori diversi decreti che hanno aggiornato ed esteso l'utilizzo del Green Pass a tutela della salute pubblica e a sostegno della nostra economia. Ricordo il decreto legge numero 65, il decreto numero 105, il 111, quindi il decreto numero 122. Peraltro, il decreto oggi al nostro vaglio non è nemmeno l'ultimo provvedimento d'urgenza in tale ambito, in quanto è già all'esame del Senato il disegno di legge di conversione di un successivo decreto legge. Il numero 139. Questi continui e per noi ineludibili interventi del governo in materia di certificazioni verdi hanno consentito di aggiornare costantemente la normativa in funzione dell'andamento della curva pandemica per poter garantire un pieno controllo in chiave preventiva sulla diffusione del virus e contestualmente porre finalmente in sicurezza la ripresa economica e delle attività produttive del sistema Italia. Sistema che oggi presenta sotto questo profilo indicatori migliori rispetto ad altri paesi europei. E sia gli attuali numeri che concernono il monitoraggio sul controllo del contagio, così come i dati macroeconomici sulla ripresa del paese, seppur in un quadro di contesto epidemiologico chiaramente preoccupante a livello internazionale, dimostrano ancora una volta che la rotta di rigore impressa dal governo è quella giusta. La realtà è che la campagna vaccinale, insieme allo strumento del Green Pass, stanno da mesi consentendo all'Italia di innescare processi di ripartenza economica. La difficile uscita dal tunnel è stata infatti tracciata e resa possibile principalmente al grande successo della campagna vaccinale che ha consentito di mettere in sicurezza larga parte della popolazione e soprattutto le categorie maggiormente fragili. A loro Forza Italia guarda con particolare attenzione poiché per alcune categorie il Green Pass e l'obbligo vaccinale costituiscono indispensabili strumenti di tutela della vita, indispensabili strumenti di tutela della libertà. Per tali ragioni annuncio un convinto sostegno di Forza Italia riguardo a questo provvedimento che oggi, in questo terribile frangente, è quanto mai decisivo per le sorti del nostro Paese. Grazie Presidente. Grazie a lei. Ha chiesto di parlare la deputata Sara Foscolo, ne ha facoltà. A lei la parola. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Bergamini. Siamo qui oggi a discutere un provvedimento molto importante, probabilmente uno degli argomenti più discussi nelle ultime settimane, e negli ultimi mesi, dall'opinione pubblica. Che va a incidere sulla vita di milioni di italiani, di milioni di lavoratori. Un provvedimento che, eh, come ogni altro, più di ogni altro, va affrontato con attenzione e cautela. Dato che il dibattito negli scorsi mesi è progressivamente degenerato, spesso purtroppo a scapito della buona informazione, devo però fare una necessaria premessa al fine di sgomberare il campo fin da subito da equivoci o eventuali strumentalizzazioni che non gioverebbero in, un, in alcun modo alla discussione. Voglio infatti premettere che io. Sono pienamente favorevole al vaccino, credo nella scienza, nell'importanza della vaccinazione come arma per sconfiggere questa pandemia e per tornare alla vita normale, per la ripresa economica del nostro Paese. Aggiungo una nota personale, ho fatto entrambe le dosi di vaccino, farò sicuramente la terza dose se raccomandata e necessaria non appena si aprirà la finestra per la mia fascia di età. Dunque evitiamo di dare vita a nuove contrapposizioni inutili, di etichettare chi la pensa diversamente solo per screditarlo e affrontiamo le cose avendo a cuore l'interesse dei cittadini. Detto questo, messa da parte la premessa sui vaccini, parliamo di Green Pass, altro discorso mh, per il quale il mio movimento mai abbiamo nascosto il nostro approccio e alcune perplessità ed è compito di ogni forza responsabile che ha a cuore le sorti del proprio Paese, evidenziare quando i provvedimenti hanno delle criticità, lavorare sempre per cercare le migliori soluzioni, senza contrapposizioni manichee, nell'arroganza di ritenersi superiori a chi la pensa diversamente. Non dimentichiamo che arriviamo da due anni di pandemia che hanno stremato i nostri, i nostri cittadini fisicamente, economicamente ma anche psicologicamente. Certo, era necessario prendere delle decisioni volte a ridurre, cercare di azzerare i contagi e permettere alla popolazione di tornare alla normalità, alle attività produttive di tornare a lavorare per risollevarsi dalla grave crisi che la pandemia ha causato. Era necessaria una vaccinazione di massa importante che desse la copertura alla quasi totalità della popolazione. Parallelamente a questo, il cosiddetto Green Pass, nato inizialmente in Unione europea come semplice strumento per agevolare e facilitare i viaggi e gli spostamenti tra gli Stati membri, è stato interpretato come un'imposizione velata al vaccino, una sorta di obbligo vaccinale in forma light. E come tutte le cose, se vengono imposte, se vengono tra virgolette pubblicizzate nel modo sbagliato, a volte rischiano di avere gli effetti opposti. Onorevoli colleghi, vorrei ricordare un elemento che dovrebbe essere chiaro a tutti, ma che spesso qualcuno si dimentica, ovvero che non è questo il motivo per cui è stato istituito. Non c'è bisogno di un'imposizione anche perché ormai quasi il 90% degli italiani è vaccinati. Rimane un 10% fisiologico che si registra in ogni campagna vaccinale. La situazione non è drammatica come a volte la si vuole dipingere, specialmente confrontandola con altre realtà in Europa e nel mondo o anche in Italia solo 12 mesi fa. Sicuramente il Green Pass è uno strumento essenziale per la ripresa economica e sociale del nostro Paese, questo non si può negare, ma le persone devono essere aiutate fornendo loro i giusti strumenti e le giuste nozioni, non con gli obblighi, le derisioni, gli insulti, la superiorità morale tanto cara alla sinistra. Occorre spiegare l'utilità e il valore del sistema vaccinale per uscire dalla pandemia. Occorre agire in modo tale che il Green Pass possa essere visto come uno strumento utile e non di controllo, con un buon senso, senza ideologia, perché la battaglia va portata avanti contro il virus e non contro gli italiani. Ma dopo l'imposizione del Green Pass abbiamo assistito a un imponente aumento delle vaccinazioni, le prime dosi sono aumentate del 6% e comunque i contagi stanno aumentando. Chi non voleva vaccinarsi ha continuato a non farlo. Sono elementi su cui va fatta una riflessione e soprattutto quello che non possiamo negare è che in questi mesi, sulle televisioni, sui giornali, sui social network, è mancata una corretta informazione. Penso che siamo tutti d'accordo nel dire che sul fronte della comunicazione si sarebbe potuto fare di meglio, decisamente. Anche dal mondo della scienza, della medicina, leggiamo... Tutto è il contrario di tutto. Virologi, infettivologi, medici, esperti, che ogni giorno fanno parte dell'arredamento dei parterre televisivi, ospiti fissi immancabili che si smentiscono tra loro, alle volte smentiscono loro stessi. Ma i cittadini hanno bisogno di scienza, non di talk show. Informazioni corrette, non odies televisiva. Questo vulnus nell'informazione... Ha contribuito a creare confusione, tensioni, contrasti, guerre ideologiche, intolleranze, uno scontro continuo tra i NoVax convinti, gli ultravax, i c -pass, i NOPAS, i complottisti. In mezzo alla maggior parte degli italiani che vuole solo continuare a vivere, continuare a lavorare in salute, in sicurezza. E certamente questo clima non ha aiutato chi nutriva dei dubbi a prendere una decisione in totale serenità. Proprio ieri, intervistato dal quotidiano La Verità, il sociologo Luca Ricolfi, che è stato anche ricordato dal collega di Fratelli d'Italia, che non è un pericoloso sovranista o uno scatenato Novax. Alla domanda perché non si possono avanzare obiezioni sul Green Pass senza essere accusati, se non di essere dei Novax, almeno di volerli foraggiare, ha risposto così e leggo testualmente. Per il solito motivo. Si ritiene che se si critica il Green Pass si finisce per indebolire la campagna vaccinale. Ma potrebbe esserci un altro motivo: che il Governo abbia il problema di trovare un capo espiatorio in caso di fallimento della campagna vaccinale. E i critici del Green Pass sono un colpevole quasi perfetto, come l'uomo bianco nel bel libro di, Pasta, di Pascal Bruckner. Noi ovviamente ci auguriamo che non sia così. Ma anche qui chi fa parte delle istituzioni dovrebbe farsi delle domande, e non poche. In qualcosa sicuramente abbiamo sbagliato, abbiamo mancato. E ripeto, non mi vergogna dirlo, e ripeto l'altranza, io sono convinta che il vaccino funzioni. Chi vuole smontare questa tesi dice che anche i vaccinati si contagiano, vengono ricoverati, muoiono. È vero, ma bisogna leggere anche alcuni dati. I morti per Covid, questi sono dati dell'Istituto Superiore di Sanità, riferiti all'analisi eh, tra il 1 febbraio e il 5 di ottobre. I morti per Covid tra i non vaccinati sono 23 volte più rispetto alle persone che hanno ricevuto due dosi di vaccino e soprattutto i deceduti che hanno completato il ciclo vaccinale hanno un'età media più alta e anche un numero medio di patologie pregresse. E lo stesso possiamo dire se analizziamo i dati dei pazienti in terapia intensiva. Il 90% delle persone in terapia intensiva è non vaccinato. Quindi, io che non sono né un medico né un virologo, ma eh, mi limito ad analizzare dei dati, dei numeri, capisco che il vaccino funziona. E l'obiettivo nostro dovrebbe essere, era, è, deve essere quello di vaccinare il più possibile la popolazione. E qual è il giusto modo per convincere anche i più, i più scettici? La Lega da sempre si è espressa per una libertà di scelta. Ma ha anche spinto tanto sulla corretta informazione, portando al contempo avanti campagne vaccinali importanti e all'avanguardia nelle regioni in cui governa, e sono un modello per l'Italia. E veniamo al Green Pass. Il primo luglio la Comunità Europea ha introdotto il certificato verde per permettere la ripresa dalla circolazione in sicurezza dei cittadini negli Stati membri, lasciando una discrezionalità. Ai paesi di imporre un proprio modello di certificato. E l'Italia è spesso stata accusata di avere il modello Green Pass più duro, più duro d'Europa, il più restrittivo. Dal 15 ottobre è divenuto obbligatorio anche per recarsi sul proprio posto di lavoro, pubblico o privato che sia. E anche in questo caso si sono create delle tensioni evitabili. Da una parte abbiamo chi ha il Green Pass perché ha fatto il vaccino. Dall'altro, chi per ottenere il Green Pass deve sottoporsi a un tampone ogni 48 ore per recarsi al lavoro, con un onere economico non indifferente. Da una parte c'è chi, vaccinato, purtroppo spesso si sente invincibile, intoccabile, che pensa di poter vivere liberamente senza rispettare le norme di igiene, di sicurezza che ormai abbiamo imparato a seguire in questi due anni. E dall'altra chi, sottoponendosi a un tampone ogni 48 ore, pensa giustamente di essere più sicuro, più controllato. Ma abbiamo visto che anche tra i vaccinati ci sono contagiati, ci sono decessi. Quindi il Green Pass non deve essere un lasciapassare per dimenticare tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni e un'autorizzazione a non tenere più i comportamenti corretti. Dobbiamo stare attenti e continuare. A utilizzare le precauzioni di, pre di protezione, di distanziamento, tutto quello che facevamo anche prima. E io inviterei, invito anche i vaccinati ogni tanto a sottoporsi a un tampone. Il rischio maggiore è quello di avere persone con il green pass, quindi libere di spostarsi, entrare nei locali pubblici, sui treni e sugli aerei, ma al tempo stesso contagiose. Questo è un vero incubo. Sappiamo ormai che la protezione fornita dai vaccini purtroppo si indebolisce a partire dal sesto mese dal completamento del ciclo vaccinale, dal 95 al 45%, che il calo riguarda soprattutto la capacità di protezione dai contagi, che il vaccino ci può proteggere dai ricoveri e dai decessi, ma lascia in parte un certo margine di circolazione tra la popolazione. In questi mesi, anche sulle discussioni sulla durata dell'immunità si sono creati dei dubbi nella popolazione se per l'immunità naturale che durava un anno veniva rilasciato un Green Pass che durava sei mesi per un'immunità vaccinale che dura sei mesi abbiamo un Green Pass che dura un anno e ora si parla nuovamente di ridurre la durata del Green Pass per i vaccinati a nove mesi evidentemente le scoperte scientifiche e le nuove ricerche ci forniscono verità che solo qualche mese fa venivano ignorate. Dunque anche la scienza, che è appunto scienza e non religione, si aggiorna e quando necessario nega quanto sostenuto fino a poco prima, mentre la politica deve ascoltare la scienza e prendere le proprie decisioni in autonomia. Siamo eletti per questo, è il nostro mestiere, è il senso del nostro mandato. E anche il tema della durata del green pass tra i guariti è ancora oggetto di monitoraggio. Oggi discutiamo l'ultima estensione di portata del certificato verde. E ancora una volta ci troviamo in un ramo del Parlamento ad analizzare un provvedimento senza avere la possibilità, il tempo di proporre, di apportare delle modifiche che potrebbero essere migliorative. Anche su questo decreto legge verrà posta la fiducia. Il provvedimento è stato discusso un po' più approfonditamente al Senato, dove la Lega ha cercato di proporre degli emendamenti che non scardinavano il decreto legge, ma erano propositivi, migliorativi, proposte emendative che arrivavano dal, dall'ascolto della gente, dei lavoratori, delle attività produttive, delle associazioni, proposte di buonsenso che potevano aiutare anche a risolvere alcune contraddizioni nel Green Pass che la gente non riesce a concepire. E faccio degli esempi. Nei tribunali i giudici e i cancellieri devono avere il Green Pass, ma i testimoni e gli imputati no. Al bar, se posso consumare in piedi senza il Green Pass, devo esibirlo per sedermi. Nei pubblici uffici posso entrare tranquillamente senza Green Pass se sono un utente, non se ci lavoro. Era stato, ad esempio, un, un emendamento che è stato bocciato. Era stato chiesto dalla Lega di permettere di entrare in biblioteca senza Green Pass solo per il ritiro o la restituzione di un libro, cosa che succede normalmente nelle librerie, ma anche questo ci è stato negato. Ma questo non mi sembra buon senso. Un altro esempio era quello di concedere il Green Pass alle persone in grado di dimostrare di aver contratto il Covid-19 in forma asintomatica e che hanno sviluppato una protezione anticorpale paragonabile. A quella della vaccinazione. La Lega sostiene fermamente e convintamente l'applicazione del Green Pass dove serve, ma aveva anche proposto di limitarne l'applicazione dove non serviva a, a ridurre il contagio. E ridurre il contagio dovrebbe essere la priorità. Emendamenti che però sono stati per la, per la maggior parte bocciati. Perché? Come Lega riconosciamo l'importanza del Green Pass, ma riconosciamo anche che esistono delle perplessità e delle criticità, delle contraddizioni che certo non aiutano il cittadino ad avere fiducia. Le storture dove presenti vanno corrette, non vanno ignorate. Quando un provvedimento incide così tanto nella vita di una comunità è giusto che ciò avvenga nella, nella totale trasparenza, senza suscitare dubbi o fraintendimenti. Ripeto, gli emendamenti che aveva presentato la Lega erano propositivi, erano migliorativi. Bene, la proroga della somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato fino al 31 dicembre, però voglio anche ricordare che con un emendamento, no, proprio la mia prima firma a settembre, noi l'avevamo già proposto, poi l'emendamento era, era stato riformulato e ridotto al 30 novembre. Parliamo poi dei lavoratori. All'aperto dei lavoratori in solitaria, dei lavoratori da remoto. Al ristorante noi all'aperto possiamo stare tranquillamente senza Green Pass, senza mascherina, però chi lavora all'aria aperta o da solo o eh, davanti a un terminale da remoto deve avere il Green Pass. E i giovani che fanno sport all'aperto e distanziati, cioè, non sono contraddizioni queste, tutto questo. Senza dimenticare la più evidente contraddizione di tutte, ovvero che mentre siamo qui a discutere, gli immigrati clandestini continuano a sbarcare indisturbati e a circolare senza i serrati controlli che chiediamo agli italiani. E le notizie ci riportano spesso di rave party in cui circola droga e ovviamente dove non c'è nessun controllo. E dov'è in questi casi la severità? Dov'è in questi casi il ministro dell'Interno? Se l'intento è quello di vaccinare la quasi totalità della popolazione, sarebbe opportuno usare una linea di accompagnamento e di convincimento, facendoci aiutare anche dei medici di medicina generale e dei farmacisti. Gli indecisi vanno convinti con i ragionamenti, con calma, senza contraddizioni. Si stanno chiedendo grandi sacrifici agli italiani. Altri sacrifici dopo due anni di privazioni, sofferenze, perdite umane perdite economiche anche. Occorre essere il più trasparenti possibili. Così, come tutti i miei colleghi di partito condanno fermamente le manifestazioni violente che ci sono state in varie parti d'Italia contro il Green Pass. La violenza è sempre sbagliata e va condannata senza se e senza ma. Credo tuttavia nell'importanza di una corretta informazione, nella trasparenza, cosa che spesso è purtroppo venuta a mancare negli ultimi mesi. Costrizioni e obblighi rischiano di rafforzare i dubbi ed alimentare le tensioni. E soprattutto il rischio maggiore è quello di non ottenere il risultato sperato. Bisogna fare di meglio, si può fare di meglio, si deve fare di meglio. E su questo non c'è ideologia o appartenenza politica che tenga. Dobbiamo farlo per i cittadini, dobbiamo farlo per far ripartire l'Italia. Grazie. Grazie a lei. Deputata Foscolo ha chiesto di parlare. Alla deputata Augusta Montarulli ne ha facoltà. Lei ha la parola. Grazie presidente. Quando entriamo per la prima volta qui alla Camera dei Deputati, ci viene dato il regolamento, ma più nello specifico, ci viene dato la Costituzione della Repubblica Italiana e il regolamento della Camera dei Deputati. In merito a questo provvedimento voglio parlare sia della Costituzione che del regolamento. La Costituzione, perché noi oggi discutiamo un provvedimento, quello del Green Pass, che non è un Green Pass generale, non è il Green Pass a cui abbiamo assistito in Europa, non è il Green Pass a cui abbiamo assistito anche in altri eh, paesi eh, europei, non è una semplice... Certificazione della venuta vaccinazione o dell'avvenuto tampone nelle 48 ore. No, è qualcosa di più. È un lascia passare o meno ad un diritto, quello del lavoro. Peccato, però, che l'articolo 1 della nostra Costituzione reciti al comma 1: l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Che cosa hanno pensato i nostri Costituenti quando hanno formulato? L'articolo 1,1. Beh, vi fu un grosso dibattito, addirittura ci fu una parte delle forze politiche dell'epoca che volevano eh, chiamare la nostra Repubblica una Repubblica dei lavoratori. E invece ci, si trovò un compromesso: un compromesso che era quello di legare la parola democratica alla parola lavoro. E in questo collegamento tra eh, democrazia e il lavoro sta il fatto che la questione democratica è una questione di lavoro e allora laddove il lavoro sia subordinato a eh, un eh, provvedimento come quello del green pass che è previsto da legge e non da costituzione qui davvero noi troviamo la fragilità della nostra democrazia odierna la troviamo peraltro tante volte in quest'Aula, come per esempio, e qui arrivo invece al regolamento, nel fatto che noi ormai stiamo violentando il nostro stesso regolamento della Camera dei Deputati assistendo a fiducia su fiducia, su fiducia, su fiducia, su fiducia, che portano in realtà alla frustrazione del ruolo dei singoli parlamentari e anche alle prerogative costituzionali a cui ogni singolo parlamentare è chiamato. Ma, venendo oltre, Venendo oltre, sta di fatto che noi oggi stiamo discutendo, peraltro solo in maniera generale, perché non potremo andare ad esaminare articolo per articolo, emendamento ed emendamento, essendo questo precluso per l'ennesima fiducia che il governo apporrà, stiamo discutendo del fatto che il principio, il diritto del lavoro, oggi... È subordinato invece al Green Pass. E non mi si dica che nella alternativa tra vaccine e tampone c'è autenticamente quella libertà di accedere al lavoro. Non è così. Perché il tampone non è gratuito. E non essendo gratuito, rappresenta una menomazione del reddito di ciascun cittadino che. Volendo far rispettare il principio di libertà di vaccinazione, che in questo Paese, fin quando non c'è una maggioranza che istituisce l'obbligo vaccinale, c'è, sussiste e va difeso, ecco, nel momento in cui cerca di difendere quel principio, vede frustrato un altro, quello appunto dell'accesso al lavoro. Io mi voglio rivolgere a tutte quelle persone che magari ricevono 1000, 1200 euro al mese per poter lavorare. Certo, non sono persone che vediamo qui in quest'Aula, ma che stanno fuori da quest'Aula e che contano molto di più delle persone che sono in quest'Aula. Perché? Perché il lavoro di quest'Aula dovrebbe essere formulato, pensato, ragionato, organizzato proprio in funzione di chi sta fuori dal palazzo. E nel pensare a loro, penso a eh, quei lavoratori che appunto devono vedersi mensilmente ridurre lo stipendio di 225 euro pur di andare a lavorare, pur di esercitare due propri diritti a livello costituzionale, tra cui anche appunto il diritto sancito dall'articolo 1 della nostra Costituzione. Il lavoro a quelle persone va garantito e va garantito nella sua pienezza. Al lavoro corrisponde un reddito uno stipendio e quel quel, quello stipendio deve essere nella libera disponibilità di ciascun cittadino e non deve essere invece alterato sulla base di un obbligo subdolo perché non è coraggioso questo provvedimento subdolo nei loro confronti. Ebbene, che cosa pagano queste persone? Pagano il fatto che questa classe politica che governa questa nazione è fortemente ipocrita, perché non riesce a mettersi d'accordo sulla campagna vaccinale, in particolare sul fatto se debba essere o meno obbligatorio il vaccino, e allora fa pagare le divisioni che ci sono all'interno di quest'Aula, scaricandone sull'ultimo cittadino. Questo fa. Questo è quello che rappresenta questo provvedimento. Questo provvedimento non è altro che lo specchio delle divisioni di questa maggioranza. Non è altro che la frustrazione a cui questa maggioranza finta, plastica, porta ai singoli cittadini. Questo è. E infatti, se così non fosse, oggi noi staremmo discutendo di altro completamente di altro. Ora, che, questo, che tutto questo avvenga con un provvedimento che al contempo acquisisce la fiducia della, di, questo, di questa maggioranza a seguito della posizione di fiducia in Senato e questo stesso provvedimento nello stesso tempo sia Oggetto di un'ennesima fiducia anche in questo ramo del Parlamento, ovvero che questo provvedimento venga completamente soltanto approvato solo grazie al ricorso al voto di fiducia, se questo Governo confermerà le intenzioni e le indiscrezioni espresse. E quello che c'è ancora di più grave, perché vedete, noi ci possiamo forse dividere sul provvedimento in sé e nel merito. Ma per dividersi bisogna discutere. E invece qua è preclusa ogni tipo di discussione. Viene precluso. Ci troviamo quindi in una situazione, l'ho già detto prima, di frustrazione che non è degna di quest'Aula. Non è degna di quest'Aula. Non è degna della storia di questa nazione. Non è della, della storia costituzionale di questa nazione. E concludendo, perché non voglio essere troppo lunga nel ragionamento, il motivo per cui noi oggi abbiamo una Costituzione che recita proprio l'articolo 1: che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, e che prima di queste scelte, Prima dell'Italia costituzionale vi era genericamente in Italia e nel resto del mondo l'idea per cui essere legati al lavoro, essere lavoratori era motivo di esclusione dalla vita politica e dalla vita sociale. Era motivo di esclusione. Perché lavorare? Era un qualcosa che era rimesso alle masse umili e non era invece un percorso di partecipazione alla vita sociale. Era motivo di esclusione. Gli ultimi lavoravano. E la società, anche la partecipazione alla vita politica, era invece legata a un'altra cosa, il privilegio. Con l'introduzione invece dell'articolo 1 della nostra Costituzione si rovescia questo principio. E il lavoro diventa motivo di inclusione. Ebbene, ora con questo provvedimento, a me sembra che di nuovo si rovesci la clessidra e si ritorni in tempi molto lontani, dove ancora una volta è chi è privilegiato, chi può permettersi di lavorare o chi può permettersi redditi molto alti, da non sentire neanche quei 225 euro che comporterebbe il pagamento del tampone. Ecco, sono quelle persone ad essere nuovamente privilegiate, mentre le persone che lavorano, le persone umili, le persone che hanno uno stipendio per il quale quella cifra pesa e pesa su se stesse, pesa sulla propria famiglia, rappresenta invece un motivo di differenziazione rispetto al resto della società. Questo è il motivo per cui questo provvedimento è fortemente lesivo. Avremmo, non parlateci della necessità di introdurre questo Green Pass, addirittura i lavoratori, il Green Pass più restrittivo d'Europa con la necessità pandemica, perché non è così, perché non siamo più in fase di emergenza, siamo in una fase di gestione. Della pandemia, e ancor più nella fase di gestione, è necessario trovare un equilibrio tra i vari diritti. Voi oggi mettete con questo provvedimento il peso in maniera eccessiva su alcune, alcuni aspetti, tralasciando completamente invece il diritto al lavoro. E allora, a quelle famiglie, a quelle persone che si trovano in queste ore, che forse voi non ascoltate. Che magari non sono neanche andate a manifestare, anzi, io immagino sicuramente, perché avranno come prima preoccupazione quella di far quadrare i conti in questo momento tra le difficoltà oggettive che la pandemia ha portato e le difficoltà che voi restate, gli state eh, consegnando, ulteriori, ecco, a quelle persone io dico: non siamo tutti uguali in questa aula. Perché non è vero che non c'è nessuno che si sta opponendo a questo specifico provvedimento, a questo specifico aspetto del Green Pass. Fratelli d'Italia è contraria, e lo voglio dire nettamente, a subordinare il diritto al lavoro alla lettura di un codice a barre. Perché questo è quello che sta avvenendo e rappresenta peraltro non una necessità nei confronti della momento attuale, ma anche per il futuro, perché questo provvedimento rappresenta un pericoloso precedente per gli anni che verranno e per le situazioni che si presenteranno di fronte a noi. A quelle persone io dico, fratelli d'Italia, è al vostro fianco. La ringrazio. Ha chiesto di parlare la deputata Jessica Costanzo. La facoltà prego lei la parola. Grazie Presidente. Nessuno deve rimanere indietro, aveva promesso il Presidente Draghi. Oggi invece convertiamo in legge il decreto che sancisce il principio pagare per poter lavorare. Nonostante nella nostra Costituzione all'articolo 1 sia scritto che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, dal 2021 è consentito lavorare solo ed esclusivamente se si accetta il ricatto economico. Dal momento dell'entrata in vigore di questo decreto legge, a partire dal 15 ottobre, nel momento in cui è stato posto questo obbligo, ogni, ogni lavoratore e ogni lavoratrice che non può vaccinarsi è costretto a spendere 15 euro ogni 48 ore per poter fare il tampone. Significa nell'arco di un mese una spesa mensile pro capite pari a 180 euro. Se poi prendiamo una famiglia normale di quattro persone con due minori a carico, la spesa arriva fino a 720 euro. E la domanda delle domande è fino a quando, perché lo stato di emergenza ufficialmente sappiamo che finisce alla fine dell'anno, ma sappiamo anche che voi volete prorogarlo, fino a quando questo sacrificio dovrà essere fatto da parte dei cittadini italiani? altro che salario minimo, altro che parità salariale uomo donna. Nessuno deve rimanere indietro, diceva e continua a dire il presidente Draghi. Da quel 15 ottobre assistiamo ininterrottamente tutti i giorni dall'alba fino a notte tarda a code infinite davanti alle farmacie che effettuano questi tamponi, perché come è stato anche ammesso dal ministro Brunetta, il governo ha voluto infliggere un costo monetario, un costo psichico e anche un costo organizzativo a chi ha deciso o non ha potuto vaccinarsi. Ma nessuno deve rimanere indietro. Pensiamo infatti ai sanitari. Prima li avete definiti degli eroi, li avete incensati e adesso li sospendete. Sospendete coloro che non possono, non hanno voluto vaccinarsi. I dati aggiornati dicono che in tutta Italia solo di medici abbiamo 644 persone sospese e anche sospese dagli albi degli ordini a cui appartengono. Allora questo è il chiaro segnale di quanto veramente ci teniate alla nostra salute. Addirittura sospendete le persone che dovrebbero curarci con la carenza cronica tra l'altro di personale che abbiamo nelle nostre strutture ospedaliere. Li avete soppressi più che sospesi. Avete riservato loro un trattamento da usa e getta. Non mi pare proprio che sia invece un trattamento da riservare a degli eroi. Ma questo decreto ha anche delle carenze nei termini di efficacia e proporzionalità. In termini di proporzionalità, perché questo obbligo è stato riposto verso tutti i lavoratori e le lavoratrici, indistintamente, senza distinzioni riguardo le mansioni e i ruoli. Ci sono sì categorie che sono a contatto stretto con terze persone o in luoghi chiusi, ma ci sono altrettanti ruoli e altrettanti mansioni che non prevedono tutti questi contatti, quindi questi rischi di contagio. Ecco, differenziare le misure per categorie di rischio avrebbe aiutato anche a decongestionare il carico di lavoro di queste farmacie, evitando quello che ironia della sorte poi si crea, code e assembramenti. Ma veniamo all'efficacia. Bene, il controllo a campione colpisce al cuore l'efficacia di questo decreto, perché purtroppo non dà la possibilità, soprattutto per i lavoratori che hanno il Green Pass tramite vaccino, di avere un controllo sistemico della loro negatività. Per cui quello che succede realmente all'interno di molti luoghi di lavoro, e questo lo scoprireste solo, esclusivamente se magari riusciste a parlare con i lavoratori veramente, in alcuni luoghi di lavoro. In realtà i controlli non sono a campione o a random, ma sono molto mirati nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori scomodi o nei confronti di chi ha esterrato magari un giudizio negativo di fronte a questa misura. Quindi il risultato è vessazione e accanimento. E sempre a proposito dell'efficacia, a partire dal 15 ottobre ci avete detto che il numero... Di vaccini è aumentato esponenzialmente a dimostrazione appunto dell'efficacia di questo decreto. In realtà, questo aumento si è esaurito in pochissimo tempo, anzi, è poi crollato. Il miracolo che voi decantate non passa più, non attecchisce in quelle menti che voi considerate oggi malate. Perché avete posto le basi per un'illusione. L'illusione della prima dose del vaccino, l'illusione della seconda e adesso della terza. Ogni qualvolta ci presentate queste dosi come se fossero la soluzione definitiva. Anche il Comitato Tecnico Scientifico ad oggi dice che con la terza dose ci sarà un'immunità di cinque anni. Peccato che ci sono i numeri, i fatti a smentirlo. Perché l'Unione Europea ha acquistato ben 4,6 miliardi di dosi di vaccino. Ma a fronte di una popolazione totale all'interno dell'Unione Europea di circa 446 milioni di abitanti, beh, i calcoli sono presto fatti. Significa che ci spetteranno pro capite una decina di dosi. Ma questa scelta, chi l'ha fatta? Qual è la base scientifica? Si potrebbe poi parlare dei contratti, che sono tutti secretati. Quindi non si sa quanto siano costati effettivamente. Bene, tutti questi uh, aspetti dovrebbero essere approfonditi in una commissione che probabilmente vedrà la luce, ma nasce già difettosa, incompleta. È un dato di fatto che chi si vaccina e subisce dei danni collaterali rimane abbandonato a se stesso. Sì, perché già durante il primo tweet dell'AIFA che esortava le persone con reazioni avverse a segnalarle, non indicava l'indirizzo della pagina web in cui farlo e continua a non ricordarlo. Quindi vorrei chiedere il comportamento dell'AIFA che da una parte non ha disposto una farmacovigilanza attiva e dall'altra anche ha disincentivato la farmacovigilanza passiva. È un comportamento scientifico? Soprattutto anche in base alla responsabilità che il governo non vuole prendersi circa l'obbligo vaccinale. Nessuno lo dice, nessuno lo ricorda, ma nel 2020 la Corte Costituzionale, tra l'altro preseduta dall'attuale Ministra della Giustizia Cartabia, ha emesso una sentenza riguardo l'estensione dell'indennizzo per danni da vaccino e demo anche alle vaccinazioni fortemente raccomandate. E leggo. La Corte dice, la legge consente... L'indennizzo per danno da vaccino e da emoderivati rispetto alle vaccinazioni obbligatorie. Bene, con l'introduzione di questo decreto il vaccino è fortemente raccomandato. Quindi la sentenza della Corte Costituzionale ha già introdotto sostanzialmente nel nostro ordinamento la norma, fa già parte del sistema. Ma quando è stato previsto un emendamento che metteva nero su bianco il nome della trasparenza e anche della tranquillità dei cittadini, e quindi avrebbe incentivato ancora di più la campagna vaccinale, quello che volete voi, bene, questo emendamento ha ricevuto parere contrario dal governo ed è stato bocciato. Allora mi chiedo: ma è questo il rapporto di lealtà che questo governo vuole nei confronti dei cittadini? Perché voi chiedete fiducia. È univoca perché non è una reciproca collaborazione, quando a seconda degli ambiti di convenienza si chiude o meno la mandata della libertà degli italiani. Ricordiamoci che sono 7 milioni e mezzo i cittadini che non si sono ancora vaccinati, che voi considerate complottisti, terrapiattisti, salvo strizzare loro l'occhio alla vigilia delle elezioni amministrative. Sì perché vi accorgete... Improvvisamente che all'interno di questo grande numero potrebbe esserci una larga fetta di elettorato attivo. Bene, allora non si sa sulla base di quale principio scientifico decidete che le scuole che vengono adibite a seggi elettorali è consentito entrare senza Green Pass. Ma allora io mi chiedo, è scienza o è convenienza? Ma vi è andata male? Perché, nell'incongruenza più totale, questo giochetto è stato scoperto e il risultato è proprio nelle, il risultato delle elezioni. Il 55% degli aventi diritto al voto ha scelto di non scegliervi. Bene, ma a proposito di incongruenze, siamo qui al quarto decreto del Green Pass. Ma già iniziando dal primo, anche un bambino avrebbe notato tutte le incongruenze presenti, che anche noi vi abbiamo sollevato più volte. Pens pensando alle consumazioni al bar, ai trasporti urbani, metro, locali, regionali, all'impossibilità di avere il Green Pass per chi ha effettuato un test serologico quantitativo positivo con un risultato anticorpale molto alto. Bene, è scientificamente provato che l'immunità naturale vale un anno, quella vaccinale sei mesi. Voi date un Green Pass che vale un anno ai vaccinati. La cui durata e la cui validità è di sei mesi. E al contrario, a ex pazienti Covid che avrebbero tutta la possibilità di avere un'immunità naturale di un anno, date un Green Pass di sei mesi. Il boicottaggio dei test salivari per arrivare fino all'obbligo di Green Pass per chi è smart working. Il tracciamento promesso con i test salivari non è mai partito. Non si sa per quale motivo vengano considerati inattendibili. E questo forse sarebbe stato uno degli strumenti maggiori per, per garantire lo screening, il controllo, non solo nelle scuole, ma anche e soprattutto nei luoghi di lavoro. E poi qualcuno dovrebbe spiegarmi se una lavoratrice o un lavoratore non è nel luogo di lavoro, ma è smart working, come fa a essere contagioso nel luogo di lavoro? Dimostratemelo almeno. Dal momento in cui è stato emesso questo decreto, fino al 15 ottobre, quando è stato introdotto questo obbligo, abbiamo assistito a tante lavoratrici e lavoratori costretti a lasciare il loro luogo di lavoro durante la loro piena giornata lavorativa, alla scadenza un minuto dopo delle 48 ore di validità del tampone. Questa stortura è stata sì corretta ma ne rimangono tante altre in piedi, a cominciare anche dall'emendamento che è stato approvato in Senato, che riguarda la possibilità del datore di lavoro di raccogliere i Green Pass dei dipendenti per evitare i controlli quotidiani. Bene, qui mina l'efficacia, perché in questo caso non si possono rilevare eventuali positività. E anche il garante della privacy si è espresso criticamente. A proposito, vi do una notizia. In alcuni ambienti di lavoro, il famoso Green Pass a nome Adolf Hitler, che ci ha fatto deridere non solo a livello nazionale, ma a livello europeo, è ancora valido. Però, dal momento che avete investito 500 milioni di euro per l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, non dovrò sicuramente essere io a dirvi come e perché. Non avete dati completi, ma ghettizzate i non vaccinati, ghettizzate i no Green Pass. Voi state togliendo la libertà a un popolo che la rivendica. Ma questo martellamento mediatico sulla quarta ondata, sulla terza dose, sul ritiro dei tamponi, sul green passo dei vaccinati, sul lockdown ai non vaccinati e ai tamponati. Bene, ma non è che nasconde tutte le vostre carenze? È inutile che vi elenchiamo le storture che vengono anche dimostrate nelle varie dichiarazioni, nelle carte, voi continuate a sopprimere il primato del diritto comunitario. E ormai è inutile dirvi che non siamo portavoce di teorie NOVAX o anticientifiche, perché in realtà nella vostra narrazione dominante vi fa comodo dipingerci come tali. Noi non mettiamo in discussione la validità del vaccino nel contenimento della catena del contagio o nel numero di posti letto occupati all'interno delle terapie intensive. Noi mettiamo in discussione il presupposto di questo Green Pass, perché il principio, ed è stato anche scientificamente provato, il Green Pass non ferma la catena del contagio. Smentitemi e dimostrateci piuttosto che il vaccino interrompe la catena del contagio. Ma la scienza... Ormai si sta comportando come una religione. Il Comitato Scientifico è diventato il Tempio. Voi continuate, andate avanti per la vostra strada, continuando anche a vaccinare adesso i minori, i bambini, nonostante sappiate che le vaccinazioni sui minori sia effettivamente una roulette russa. Ma se arrivate perfino a censurare la trasmissione report che aveva il merito di far emergere un po' di verità, la dice lunga sulla situazione in cui ci troviamo in questo Paese. E a proposito, devo dire con profonda amarezza che le immagini degli idranti sulla piazza di Trieste, nei confronti di madre e padre di famiglia dei portuali di Trieste e il daspo a Stefano Puzzer segna una pagina indegna e disonorevole della storia più recente del nostro paese. Applicare una simile misura coercitiva nei confronti di una persona e io ho avuto l'onore di conoscerla che in fondo anche una mitezza. All'indomani, tra l'altro, dell'assalto alla sede della CGL, giustificata poi con il moto ondulatorio, è l'ennesimo gesto di debolezza. Bene, un governo che non ha sufficiente autorevolezza per convincere i propri cittadini a vaccinarsi, ma non ha neanche l'autorità per imporre l'obbligo di vaccino, è un governo vigliacco. Forse è giunto il momento di ricordarci i grandi insegnamenti dei grandi della storia. Non c'è tirannia peggiore di quella esercitata all'ombra della legge e sotto il calore della giustizia. Grazie, Presidente. Ringrazio. chiesto di operare il deputato Massimiliano De Toma della Facoltà. Prego, lei vale la parola. Grazie, Presidente, Sottosegretario, onorevoli colleghi. Da febbraio 2021 ad oggi, il governo Draghi ha posto la fiducia su 25 votazioni, di cui 11 alla Camera e 14 al Senato, per una media di quasi 11 giorni, che è il secondo dato più alto solo dopo il governo Monti. Ad oggi l'attuale governo ha blindato con doppio voto di fiducia 7 provvedimenti, per non parlare che il provvedimento del processo penale ne ha ricevuti addirittura 4. Considerando l'ampia maggioranza del Governo dei migliori, perché si è ridotta e compressa la discussione in questo Parlamento? Perché si continua ad evitare il confronto parlamentare su argomenti talmente importanti come mai prima? Ecco, vede, Presidente, onorevoli colleghi, oggi siamo qui a parlare, perdonatemi. A comprimere i lavori di un provvedimento importante e delicato come il Green Pass, che si aggiungerà al conteggio delle fiduce fin qui espresse. Il lavoro svolto in commissione venerdì ne è stata la riprova. Mi permetto di iniziare questa discussione generale riportando un mio pensiero sull'andamento degli episodi avvenuti da qualche settimana a questa parte su vaccini e Green Pass. Non esiste libertà personale in presenza di strumenti che ne limitano l'essenza. Vaccini. Mi preme fare una premessa. Chi parla. È un soggetto convintamente vaccinato con doppia dose, che ha scelto di farlo liberamente ben prima dell'introduzione del Green Pass, strumento surrettizialmente limitante la libertà individuale, perché non lascia alternativa alla vaccinazione, in quanto, nonostante la vaccinazione non sia obbligatoria, il certificato verde è necessariamente richiesto per accedere ai luoghi di lavoro e, più banalmente, sedersi al tavolo di un ristorante. Una previsione altamente discriminante tra vaccinati e non vaccinati. Bisogna essere molto cauti. Chi ha ragione si pone delle domande, non può e non deve essere tacciato di essere nemico della scienza. In ciò, l'atteggiamento del governo non ha aiutato a rassicurare i cittadini italiani. L'incapacità del Governo e dell'intera gestione della pandemia non può risolversi magicamente tacciando noi di Fratelli d'Italia di essere banalmente dei no vax E le ragioni le abbiamo motivate ampiamente. La campagna vaccinale deve essere fatta in maniera ponderata, senza alimentare il caos e il terrore dei cittadini. Se siete così sicuri della validità di tutti i vaccini, perché non vi assumete la responsabilità di renderlo obbligatorio con tutte le conseguenze che la cosa comporta, tra cui il risarcimento in caso di reazioni avverse? Sarà forse la paura di dover pagare centinaia di milioni di euro legati ad effetti collaterali? Lo Stato ha fatto sottoscrivere moduli di consenso che lo sollevano dalla responsabilità legata alle possibili conseguenze sulla salute, però lo rende obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro. Uno Stato serio non induce i cittadini a vaccinarsi, sbarrando loro tutte le possibilità di avere una vita sociale senza, ripeto, assumersi la responsabilità, non è affatto libertà questa. Ci sembra? Che per voi la Costituzione sia mera carta straccia, un contenitore di diritti ma svuotato di ogni contenuto. L'Italia è ormai diventata il paese delle libertà negate. Abbiamo iniziato con i DPCM e ci siamo evoluti con il Green, Pass. il Green Pass. A chi ci taccia di incoerenza vorrei ricordare che siamo sempre stati a favore della certificazione verde intesa come mezzo utile finalizzato alla mobilitazione dei flussi europei dopo oltre un anno di blocco agli spostamenti e di mobilismo dei turisti stranieri nel nostro Paese. Lo ripeto, il Green Pass nasce per un motivo, ovvero sia consentire gli spostamenti tra i Paesi della Comunione Europea e destra Comunione Europea e sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1 luglio 2021, anche per consentire una ripresa del turismo a livello europeo. L'Italia inizia ad applicarlo dal 15 ottobre 2021 ed è paradossale. Tutto ciò, infatti, è iniziato già nel 2020 per poi concludersi in un ITER il primo luglio del 2021. Perché allora non averlo imposto sin dal 1 luglio 2021, come l'UE ci chiede per consentirci la libera circolazione cercando di ridurre i contagi? Lo ribadisco, noi di Fratelli d'Italia siamo d'accordo sulla vaccinazione, ma non sullo strumento del Green Pass. Perché se deve effettivamente diventare il passaporto verde, non deve essere strumentalizzato per consentire anche l'accesso ai luoghi pubblici e privati. La certificazione verde è un vero e proprio lascia passare che lede la libertà dei cittadini, anziché agevolarla, come pensato agli arbori della sua introduzione nell'Unione Europea. Dati. Il bollettino del 15 ottobre 2021 giorno introduzione appunto del Green Pass 2668 casi di positività 357 ricoverati in terapia intensiva 40 decessi Bollettino del 1 novembre 2021, 2818 casi di positività, 364 ricoverati in terapia intensiva, 20 decessi. Bollettino del 14 novembre 2021, 8544 nuovi casi, 453 ricoverati in terapia intensiva, 53 decessi. E quindi Ritenete ancora che il Green Pass serva a bloccare i contagi e che l'estensione del suo ambito applicativo sia efficace per contrastare il virus? I numeri non sono opinabili. I contagi stanno aumentando a vista d'occhio e lo avevamo già previsto sin da quando sostenevamo che l'obbligo vaccinale di fatto non avrebbe ridotto il rischio di contagiarsi. Siamo convinti che il tampone sia molto più efficace del dissipare di ogni dubbio circa la positività o meno di un individuo, fermo restando l'importanza dei vaccini, per il quale chiediamo la gratuità dei tamponi fino a fine emergenza e di controllo degli anticorpi, che nessuno sin ad ora si è preoccupato di effettuare. A mio avviso il Green Pass dovrebbe essere rilasciato anche a chi non è formalmente né guarito né vaccinato, ma a un alto livello di anticorpi al SARS-CoV-2. Quanti pensano erroneamente di essere immuni solo perché si sono sottoposti alla somministrazione del vaccino? Tanti, troppi. Ed invece è proprio la mancanza in molti casi di sintomatologia grave a far passare in sordina i soggetti positivi che, a loro volta, continuano a contagiare gli altri. È un circolo vizioso che verrebbe meno con la gratuità dei tamponi che abbiamo già proposto illo tempore al fine di mantenere alto il tracciamento del virus. Per queste ragioni chiediamo l'eliminazione del Green Pass. Se i vaccini coprono per l'80-90%, a seconda della tipologia del rischio di malattie recitive, soprattutto quelle più gravi, resta il fatto che in almeno il 10% dei casi i vaccinati possono infettare e reinfettarsi, anche se in forma lieve. È una misura pensata molto male. Per quali ragioni i lavoratori che effettuano la propria prestazione all'aperto o da remoto dovrebbero essere obbligati a possedere il Green Pass? È una misura di controllo irragionevole ed immotivata. Chiediamo anche la cancellazione dell'obbligo del Green Pass per i minori di anni 18. I minorenni devono essere tutelati da questa forma indiretta di obbligo terapeutico. Ci sono stati come la Croazia, il Portogallo, l'Irlanda, l'Islanda, la Norvegia e l'Ucraina che, che non hanno autorizzato l'uso dei vaccini anti-Covid sui minori. Altri paesi, tra cui Germania, Gran Bretagna, Svezia, Finlandia, Belgio, Olanda e Lussemburgo, hanno deciso di raccomandare la profilassi solo ai minori di anni 18 con fragilità, sconsigliandola agli adolescenti. Osservando la prassi italiana che spinge alla vaccinazione indiscriminata, gli altri paesi staranno per caso incentivando la morte dei propri, della propria popolazione più giovane? Non è affatto plausibile. È inoltre assolutamente indispensabile che il ministro della salute al termine della cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 gennaio 2022, valuti i risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni contenute in questo decreto-legge, dandone comunicazione al Parlamento anche alla luce dell'andamento dei dati epidemiologici e della campagna di vaccinazione. Basta con l'improvvisazione. Ritorniamo a discutere nel dove è il nostro luogo deputato. A far sì che ci sia un confronto vero, l'Aula, e quindi chiediamo fortemente che il ministro della Salute venga a riferire in Aula. Il Covid-19 è qualificabile come un virus airborne, pertanto i luoghi più ad alto rischio di contagio sono da considerarsi gli ambienti confinati, aperti al pubblico, come i mezzi di trasporto, gli uffici pubblici, le scuole e le università. Ogni individuo nella fase di respirazione emette delle goccioline ultrafini non visibili ad occhio nudo che restano sospese nell'aria anche per lungo tempo. Se ad espirare questo aerosol sono soggetti infetti, le droplet possono contenere un virus, tra cui appunto SARS-CoV-2, influenza. In assenza di ricambi d'aria o di sistemi di ventilazione meccanizzata, la concentrazione in aria ambiente in queste goccioline può aumentare di molto e con esse il rischio che abbiamo di respirare aria potenzialmente infetta. Diversi studi a livello internazionale hanno evidenziato che l'inalazione di livelli elevati di CO2 può provocare la dilatazione dei vasi sanguigni nel cervello, ridurre l'attività neuronale e diminuire il flusso di comunicazione tra le regioni del cervello stesso. Se ne parla troppo poco, ma è davvero urgente agire per garantire un ricambio d'aria adeguato alle volumetrie dei diversi ambienti confinati e il monitoraggio in continuo della CO2. Trattasi di una semplice misurazione che consente di sapere il livello di rischio di infettarci quanto respiriamo aria in un ambiente chiuso aperto al pubblico. Tali dispositivi devono essere validitati scientificamente e calibrati secondo le indicazioni emerse dalle ricerche scientifiche internazionali in materia consentire una misurazione continua e devono verificare la reale capacità e precisione nella misurazione, essere di facile lettura, oltre ad essere calibrati rispetto ai dettami delle ricerche scientifiche effettuate. Alcuni stati nel mondo hanno elaborato delle linee guida che indicano le concentrazioni di sicurezza della CO2 ed oscillano dai 700 parti per milioni fino ai 1000 ppm. Quando tali livelli di concentrazione sono inferiori ai 700 ppm, il rischio di respirare aria ispirata da altri soggetti potenzialmente infetti è inferiore all'1%. Per evitare di essere contagiati respirando aria ispirata a sua volta da soggetti potenzialmente infetti, l'uso delle mascherine è sicuramente un sistema utile, ma deve trattarsi di una tipologia molto performante, ma non è sufficiente. <coughs> Stessa cosa, dicasi, per il distanziamento interpersonale, che in caso di ambienti confinati risulta essere pressoché inutile. Ciò accade perché l'aerosol in ambienti chiuso fa viaggiare il virus anche a una distanza ricompresa tra i 6 e i 9 metri. La soluzione migliore è quella di ventilare gli ambienti meccanicamente o manualmente, e in questo senso i rilevatori di CO2 sono perfettamente efficaci in quanti indicano quanto l'aria inizia ad essere troppo concentrata. Vede, Presidente? L'etilometro. Chi è che non conosce l'etilometro? Serve per la messa in sicurezza e per la prevenzione degli incidenti stradali. Non possiamo non riconoscere la sua importanza nell'evitare incidenti mortali e pericolosi alle persone direttamente o indirettamente coinvolte. Dovremmo prendere esempio da questo strumento come mezzo per prevenire i contagi e la salubrità nell'area degli ambienti indoor confinati. La pandemia ci ha senz'altro colto impreparati, ma ad oggi non esistono più scuse. Questi dispositivi vanno necessariamente introdotti nel sistema, devono diventare strumenti d'uso quotidiano nelle scuole, negli edifici pubbliche, nelle università o nei mezzi di trasporto. Trattasi di sistemi che consentirebbero di raggiungere un netto miglioramento della qualità dell'aria e conseguentemente della vita dei cittadini italiani, non solo per via della pandemia, ma anche per la prevenzione di altri virus, di infezioni come l'influenza e i malanni stagionali. Queste considerazioni sono frutto di quell'argomentazione che purtroppo viene sempre meno all'interno di commissioni e di un'aula come questa, per un confronto che può dividerci politicamente ma invece potrebbe unirci con l'aiuto della scienza per poter arrivare a determinate soluzioni, che magari in questo momento non, non si vedono, oppure non si sono viste, oppure magari si commettono degli errori di valutazione. Ecco, è passato tanto tempo, troppo tempo, e abbiamo la possibilità invece di poter incidere positivamente per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini ed è quello che stiamo cercando di fare anche come forza di opposizione, semplicemente perché in una democrazia è corretto che ci sia un confronto e quel confronto nel discorso purtroppo è venuto meno. Ero presente in commissione e mi è dispiaciuto solamente. La lettura degli emendamenti e il doverseli vedere bocciati anche senza un confronto, quel confronto che oggi, in una discussione generale, sicuramente fa bene perché ci permette quantomeno di discutere sui punti di vista, non deve dividerci, ci deve aiutare, aiutare a capire quali sono quelle soluzioni che magari sono davanti a noi e non vediamo. Ne abbiamo segnalata qualcuna, abbiamo scritto degli emendamenti convintamente. Continueremo a fare il nostro percorso di opposizione, ma soprattutto non l'opposizione per politica, ma l'opposizione perché per noi esiste un'alternativa. L'alternativa non è certo il Green Pass. Il Green Pass è uno strumento che, invece, dal nostro punto di vista, non dovrebbe esistere e limitare la libertà delle persone, come abbiamo detto. Quello che invece dovrebbe garantire è semplicemente una vaccinazione seppur complessa però che venga estesa alla popolazione nella maniera adeguata, con una considerazione importante per quanto riguarda i bambini, soprattutto nelle fasce fra 5 e 11 anni. È una discussione che sicuramente dovremmo per forza fare, perché noi stiamo parlando delle generazioni future e questo è quello che dovremmo lasciare. Una giusta discussione, un giusto confronto, un'azione politica degna del suo nome. Grazie Presidente. Grazie a lei, deputato De Toma. Non vi sono altri iscritti a parlare. Pertan... Prego, a lei ha la parola, deputato Sensi. Grazie Presidente. Non entro, la ringrazio molto. Non entro nelle valutazioni per me gravissime strumentali espresse poc'anzi dalla collega di Alternativa. Siamo una democrazia liberale ed è proprio in forza di questo che ogni cittadino, ogni parlamentare può esprimere liberamente le proprie opinioni ed ognuno fare altrettanto liberamente le proprie valutazioni. Eppure ritengo, Presidente, che evocare Adolf Hitler in questa aula né sorda né grigia a proposito del provvedimento che abbiamo discusso sia una enormità che stigmatizzo e condanno con la stessa libertà che la collega, se non ho male inteso, ha utilizzato. Penso che accanto alla in questa Aula si stagli sempre anche la responsabilità ed è per questo, Presidente, vengo al mio rilievo che, per quello che mi riguarda, queste affermazioni le trovo inaccettabili e le rimetto al giudizio della Presidenza. La ringrazio infinitamente. Prendiamo atto delle sue affermazioni, fermo restando che tecnicamente il suo eh, non è stato un richiamo all'ordine dei lavori, tuttavia. Ben volentieri l'abbiamo ascoltata. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. A facoltà di replicare, se lo ritiene il eh, relatore, deputato Antonio Federico, rinuncia. A facoltà di replicare il rappresentante del governo, sottosegretario Bergamini, rinuncia. avverto che sono state presentate a norma dell'articolo 96 3 del regolamento le questioni pregiudiziali Cabras e altri numero 1. Lollo Brigida e altri numero 2 che saranno esaminate e poste in votazione nella giornata di domani, martedì 16 novembre, a partire dalle ore 10.30, prima del seguito dell'esame del provvedimento. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 16 novembre 2021, ore 10.30. Seguito della discussione del decreto legge recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening previo esame e votazione delle questioni pregiudiziari presentate. Seguito della discussione del disegno di legge recante deleghe al governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia seguito della discussione della proposta di legge recante a modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minore eh, dimensione nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico Seguito della discussione della proposta di legge in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione. Seguito della discussione della proposta di legge in materia di misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. Seguito della discussione della proposta di inchiesta parlamentare legante all'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di Covid-19 e sulla congruità delle misure adottate dagli stati di origine del virus SARS-CoV-2 per evitarne la propagazione nel mondo. Seguito della discussione della mozione concernente iniziative in relazione al caso di Julian Assange. La seduta è tolta.